Buonasera, benvenuto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici, già Presidente del Consiglio. Bentornato Presidente. Buonasera. Senta, parleremo di molte cose in una lunga intervista. Mi dica una cosa però, il dato della giornata. Biden a Kiev promette missili a lunga gittata. Putin dichiara che la Russia risponderà a qualsiasi sfida, cita l'arsenale atomico. Meloni dice agli ucraini: saremo con voi fino alla fine. Un anno di guerra e l'unica prospettiva sembra essere combattere a oltranza. Ma siamo stati tutti nella giornata con gli occhi rivolti a Varsavia, a Kiev, a Mosca. Io direi che la cosa più importante da ricordare è che siamo a un anno dall'invasione russa e a un anno dall'invasione russa, nonostante tutte le previsioni di Putin, l'Ucraina resiste. La resistenza dell'Ucraina è l'unica premessa per la pace. Grazie Presidente. Benvenuti di martedì. Benvenuto Michele Santoro, bentornato di martedì. Pronto Michele Santoro, pronti Luca e Paolo, poco più di un minuto e cominciamo davvero. Benvenuto Michele Santoro, ma si comincia da Luca e Paolo. Oggi parliamo di un politico che nella storia è riuscito in pochissimo tempo a vincere una guerra mondiale, a perdere subito dopo le elezioni. Il suo nome è Winston Churchill. Potremmo definirlo un Calenda che non ce l'ha fatta. Sì, in effetti a Calenda per essere come Churchill manca solo di vincere la guerra, perché le elezioni le ha perse praticamente tutte. Sì. Ecco. Poi entrambi sono diventati famosi per i loro aforismi. Certo. Per esempio Churchill disse che la democrazia è la peggior forma di governo, esatto, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora. Frase famosissima, mentre Calenda verrà ricordato per: ho perso le elezioni ma non per colpa mia, sono gli elettori che hanno sbagliato a votare. E signore e signori, frase che vince la targa speciale, Giovanni Donzelli, per la cazzata dell'anno. Grazie, bravo. E siamo solo a febbraio, complimenti al vincitore. Però bisogna dire che tutti hanno attaccato Calenda per questa frase. Ma se uno ci pensa, non è sbagliatissima la frase in sé, Lo sbaglio è che l'abbia detta Calenda, cioè uno può anche dire che gli elettori in generale non siano infallibili. Sì. Ricordiamoci tutti che la maggioranza ha scelto Barabba, ecco. Ma sta cosa la puoi dire solo se hai candidato Gesù, non Letizia Moratti, la quale, parlando della sua sconfitta, ha detto questa cosa qua. Tra l'altro, una campagna in pieno inverno con un freddo terrificante che a me ha creato i problemi che sentite. Ha capito? Ecco perché ha perso. Faceva freddo, A parte che come scusa regge poco perché era l'unica candidata con la pelliccia di bisone. E poi si è candidata governatrice della Lombardia, mica governatrice dei Caraibi. Esatto, tra l'altro è ironico invocare come scusa il freddo quando nel programma hai come punto quello di combattere il surriscaldamento globale. Comunque, torniamo a Churchill. C'è Calenda? No, Churchill quello vero. Ah, quello... Lui disse anche che noi italiani andiamo alla guerra come alle partite di calcio e alle partite di calcio come alla guerra. Praticamente voleva dire che siamo dei coglioni. Sì, un pochino, posso, sì, un po', no? Sì, ma soprattutto che diamo molta importanza a cose futili e poca importanza a cose serie, ecco. E mi sembra un'accusa totalmente infondata. Ma come si permette, il signor Churchill, che infatti io non avrei incontrato dopo che ha scatenato la guerra contro Hitler? No, guardi, non è Churchill che ha scatenato la guerra contro Hitler. No, ti stai confondendo con quella frase di Berlusconi. Comunque Churchill ha detto sta cosa su di noi. Cioè, perdiamo tempo incazzate. Almeno 10 anni prima che cominciasse il Festival di Sanremo, l'ha detta. Pensa cosa avrebbe detto dopo. Perché solo in Italia il paese si ferma. Anzi, la politica si ferma per un concorso di canzoni. E solo in Italia, da un concorso di canzoni, signore e signori, escono ben 3 querele. Vai DJ X! E vai, amici, siate felici! Sì. Ecco la top 3 delle querele di Sanremo. Al terzo posto, signori, Blanco! Blanco indagato per avere distrutto i fiori di Sanremo. Ecco cosa rischia! Perché visto che le procure italiane sono snellissime e con poco lavoro ci vuole il pugno di ferro per uno che ha preso a calci dei fiori. Ma comunque, cosa rischia? Senti la criminologa Roberta Bruzzone ce lo dice anche rimanendo seria. Sì. Da 1 a 5 anni di reclusione. Mica cazzi, caro Nordo Blanco. E forse, diciamocelo, posso, è troppo poco. È troppo poco. Metti che una volta dentro comunica con l'esterno e dice ai suoi amici di andare
a cogliere delle margherite. 41 bis ci vuole, altro che Nordio, pensaci tu. Ma questo delinquente non è il solo, Parola al nostro DJ Super X. Ehi, amici, siate felici. Al secondo posto della classifica querele di Sanremo c'è... Fedez e Rosa Chemical, che si sono baciati e sono stati querelati da Giovanardi. Sembra il titolo di un film di Pippo Franco. Sì. Ma no, è la verità. Giovanardi, coscia lunga, anche stavolta si è fatto sentire. Esatto, l'ex ministro pro vita, pro famiglia e pro Lambrusco querela Fedez e Rosa per atti osceni in luogo pubblico. D'altra parte, quello gli ha twercato sul pacco, poi si sono baciati. Alla notizia della querela Fedez ha commentato: vabbè dai, una querela, non è nulla. Mi basta che non si incazzi mia moglie. Ecco. E infatti, ma per fortuna c'è Giovanardi e ci pensa lui a punire questi sporcaccioni. Ma ce ne fossero come il Giova, Grande Giova. Vogliamo ricordarlo così, come quando disse... Chiedere scusa di cosa? Cookie... è morto per la droga. Cioè, secondo Giovanardi, se tu ti mangi un gelato e poi incontri tre energumeni che ti spaccano la testa di botte... sei morto di indigestione. Ma lasciamo stare. Andiamo al primo posto della nostra top 3, vai DJ X! Ehi, 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 ehi! Al primo posto delle querele sanremesi c'è... la figlia di Little Tony querela Gino Paoli perché dice cornuto a papà. E questa è meravigliosa, sì. È proprio è un film. Perché Gino Paoli, in effetti, sul palco del festival, insomma, gli è un po' scivolata la frizione. Un pochino, diciamo. Si ha raccontato che mentre Little Tony era in tournée 40 anni fa, pare che la moglie, insomma... Hai capito? Vedi perché lo chiamavano Little? No, forse era quello. Sicuramente quelli di Paoli erano parole al vento. Sì. 8 anni ci sta anche ogni tanto gli scappi. Ma figurati, no? Io ne ho 50, mi scappa in continuazione. Ma non scappa, quel senso lì. Sì. Dico, 88 anni... potrà dire delle cazzate, ma no? Ma sì, ma 88 anni uno dice le cazzate e basta non dargli retta. Manco fosse un politico al governo che dice che Zelensky è un guerrafondaio e lo buttano fuori dal PPE. Che poi la cosa tenera di Berlusconi quando spara le cazzate non è lì. Sono gli altri che tentano di tappare i buchi in tutti i modi. Il povero Tajani che scrive tutto. Pensate, è un anno proprio questa settimana da quando Zelensky ha obbligato la Russia a invadere Kiev per metterci delle persone per bene. Sì. Secondo Berlusconi, secondo altri, non è andata proprio così. Ed è inutile. Anche su questo Italia noi ci siamo divisi. È un anno che ci sono due squadre. Ci sono quelli che dicono che bisogna aiutare Zelensky e quelli che vogliono la pace. Che detta così suona strana, no, Floris? Molti, pure tra i tuoi ospiti, sostengono questa tesi, che quelli che vogliono aiutare Zelensky non vogliono la pace. E c'è una cosa ancora più strana, perché tutti questi che vorrebbero smettere di aiutare Zelensky, tra di loro non ce n'è neppure uno che dica quindi ha ragione Putin, perché almeno così sarebbe chiaro, no? Cioè, è colpa di Zelensky, allora diciamo chiaro che la guerra la deve vincere Putin, perché uno... E invece no, Putin ha invaso, però è colpa di Zelensky, quindi non si capisce cosa si dovrebbe fare. Perché attenti, quella che c'è in Ucraina si chiama guerra e nella storia di solito la guerra uno la vince e conquista e uno la perde e viene conquistato. Difficilmente la guerra finisce 1-1, 0-0, non sai che si alza uno e dice che dite, facciamo pari? No! Ma sì, dai, basta guerra, andiamo a casa che fa un freddo che neanche a Milano ha le elezioni. Ecco, nessuno lo dice. No. Quindi dopo un anno in Italia siamo ancora qui divisi non tra pro Putin e pro Zelensky, ma tra pro Zelensky... e quelli per la pace. Ma una pace che dovrebbe arrivare dallo Spirito Santo, perché nessuno sa come farla. Ma in quest'anno difficile, in cui davvero non sapevamo se saremmo riusciti a far ridere, abbiamo avuto, devo dire, un grande aiuto dai nostri politici. Prima di tutto il PD, sì. Un partito che fa di tutto per farsi notare e schiaccia merda in continuazione. Come un Fedez a Sanremo qualsiasi. Sì. Dopo 5 mesi dalle elezioni, che ha perso, il PD non ha ancora un segretario. Nel frattempo è riuscito solo a perdere delle altre elezioni. Grande, questo è bravissimo. Sì, sì, grande la lotta tra Bonaccini e Elly Schlein, ma noi dobbiamo dire la verità. Facciamo un endorsement. Sì, sì, teniamo per Elly. Quella ragazza ha grandi possibilità. Grandi, grandi. Lo si vede già anche questa settimana, ha dato una grandiosa intervista dopo quella del naso etrusco. Sì. Elly ci parla un po' del suo passato. Sì, sì, questa è una domanda. Detto... Il mio primo ricordo è il regalo del nonno per i miei 7 anni. La Costituzione e i 4 codici commentati. Li portai a scuola tutta fila. Allora, ricapitoliamo. Immaginiamoci, bambina che compie 7 anni, bambina, fa la festa a casa, torta, candeline, auguri a te. Arriva il nonno, il regalo. La bambina eccitatissima. Cosa sarà il regalo? La Barbie Los Angeles, il dolce forno, i trucchi di pupa, il diario dei me contro te, le scarpe della Ferragni. Eccoti, Elly, codice penale di procedura penale, civile di procedura civile,
è una bella Costituzione. Scusa, no, il comandamento era onore al padre e alla madre, vero? Certo, tesoro. Ma allora, nonno, perché non te ne vai a fare in culo dei tuoi regali? Ma come si fa a regalare sta roba a una bambina di 7 anni? È chiaro che poi da grande si allea con le sardine. È già un miracolo che non si droghi con un nonno così. Dai, Floris, pure te, se ti avessero regalato i codici, che fine avresti fatto? Peggio di quella che hai fatto veramente. No, ed è tutto dire. È impossibile. Comunque, questa settimana abbiamo festeggiato anche un'altra ricorrenza, ormai tutta italiana. Ogni anno c'è Natale, sì. San Valentino, il Festival di Sanremo. E il primo pregiudicato al governo. Quest'anno è toccato alla sottosegretaria all'università, Augusta Montaruli, sì. Condannata in Cassazione per una vecchia storia di rimborsi gonfiati alla regione Piemonte, cagate. Ora, si è dimessa, vabbè, niente di nuovo, che non sia successo ad altri politici sì. di tutti gli schieramenti. Bisogna dire che però Augusta avrà sempre un posto speciale nel nostro cuore, vero? Sì, perché tra le cose che si è fatta rimborsare con i soldi della regione e per cui è stata condannata, c'è anche un libro. Indovino? Mm. Il codice civile o la Costituzione? No, non era quello Del nonno della Shai, no. Si chiama Sexploration, giochi proibiti per coppie. È meraviglioso, naturalmente ce lo siamo subito comprato. Subito comprato, 2,99 euro con i soldi della 7, mica scemi. Sono dei racconti di giovani coppie sposate che vogliono rendere la loro vita sessuale un pochettino più stimolante. E no, quindi fanno dei giochi, ste coppie, che più o meno però finiscono nello stesso modo. E adesso però qua a quest'ora è un po' difficile descrivere. Diciamo che queste coppie si divertono in modo un po' fantasioso. Vabbè, allora partiamo. Allora, ci sono delle mogli e dei mariti. Esatto. Però spesso le mogli indossano delle cose, cioè si mettono delle cose finte. Di quelle che hanno i mariti, naturalmente. Avete presente, no? Noi quando diciamo che alla fine i politici ci mettono sempre una cosa in un posto, no? Ecco, è quello che fanno le mogli e i mariti nel libro. Ecco, bravo. Ora, non solo sappiamo che ai politici gli piace farci il mazzo, ma grazie alla Montaruli sappiamo anche dove l'hanno imparato. Grazie, Montaruli! Ciao! Luca e Paolo che dopo ritornano. Buonasera, benvenuto Michele Santoro. Per riprendere loro, chi la vince questa guerra? Vedo che anche loro, diciamo, sono ormai martellati da questa propaganda sulla guerra che assomiglia tanto a una canzone di Sanremo, perché potrei, diciamo, siccome hanno fatto riferimento a dei luoghi comuni, chiedere a loro, ma scusate, come hanno fatto i talebani a cacciare dopo 20 anni gli americani e tutta la coalizione occidentale dall'Afghanistan? Hanno dovuto chiedere l'aiuto armato degli italiani, mi pare che noi stavamo dall'altra parte, o no? Eppure sono riusciti a cacciarli. Loro dicono che dire che non ci deve essere un vincitore vuol dire essere un coglione praticamente che dichiara che ci vorrebbe uno 0-0. Peccato che questo coglione che dichiara sullo 0-0 è il capo di Stato Maggiore americano degli Stati Uniti che ha detto non ci può essere un vincitore e c'è il rischio che questa guerra duri 20 anni. Per cui io vorrei che ci fosse un bel contatore qui mentre io parlo, che ci ricordi da quando abbiamo cominciato a parlare di questa guerra di quanti morti parlavamo, perché parlavamo di una decina di migliaia di morti che era necessario, già inorridivo, per risolvere questo conflitto. Adesso siamo arrivati a 100.000 morti da una parte, a 100.000 morti dall'altra e non si vede il giorno. Anzi, il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti ci informa che questa guerra potrebbe durare 20 anni e dobbiamo stare attenti a non superare la linea rossa. Dobbiamo stare attenti a non superare la linea rossa. Qual è la linea rossa? Sono i missili che possono andare a colpire la Crimea. Perché è vero che Putin è indebolito, è vero che Putin non ne può più di reggere questa guerra, ma comunque, come tutti gli animali feriti, potrebbe fare la grande cazzatona che ci farebbe precipitare immediatamente in un conflitto nucleare e quindi nella possibile distruzione del mondo. Sto parlando con le parole del capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti d'America. Vorrei che questo fosse chiaro, che non siamo quattro scemi putiniani a pensare certe cose, ma che questo è il pericolo che sta correndo effettivamente l'umanità. Poi se vogliamo fingere di essere Kennedy parlando di libertà eccetera eccetera, vorrei ricordare che la libertà in Europa a paesi che non ce l'avevano del blocco comunista è venuta per le dinamiche interne e per il crollo che ha avuto quel sistema
per una incapacità a reggere sul terreno dell'efficienza. Però due ecco problemi. Perché tanti di quegli stati sono diventati democratici, non perché è venuto il soldato Ryan con le armi a portare la democrazia. Due problemi. Il primo, ti direbbe chi si oppone alla tua tesi, è che questa volta i soldati sono venuti dalla Russia, sono loro che sono entrati. Ma chi si oppone alla mia tesi? Io lo so benissimo. Il soldato Ryan che porta la libertà è quello che scavalca i confini. Qua allora, i confini li ha scavalcati Putin. Sono venuti dalla Russia. Il secondo punto è che gli ucraini la vogliono questa guerra, perché vogliono i territori che gli ha rubato Putin. Ma che gli ucraini vogliano la guerra? Questo è. Vogliono difendere il proprio paese, la libertà. Che vogliono difendere, che stiano difendendo il loro paese con grande dignità e onore, non c'è problema. Ma tu dovresti cercare di immaginare una scena quale quella di Putin che va in Messico, un paese diciamo che confina con gli Stati Uniti, come è noto, e fa un discorso sulle armi in Messico. Ma cosa succederebbe a parti ribaltate? Cosa accadrebbe nel mondo? Scusami, ma ci siamo scordati che gli americani hanno foraggiato un colpo di Stato con un presidente democraticamente eletto Allende che è morto nel suo palazzo presidenziale, ucciso da un colpo di Stato foraggiato dagli americani? Diciamo, non è che puoi fare le guerre sui precedenti. Cosa? Parliamo di questa, non puoi fare la guerra sui precedenti. Questa, da che cosa nasce la dinamica di questa guerra? No, da che cosa nasce la guerra? Dall'Ucraina, no, poi parliamo di che nasce la guerra, ma la dinamica militare nasce solo dall'Ucraina contro i russi? Ma perché se gli americani non avessero armato gli ucraini già da anni prima dell'invasione? C'è sempre un momento zero, no? E quello è il momento in cui un carro armato passa la frontiera. Allora, guarda, la differenza. Cosa? C'è un momento zero, che è quello in cui un carro armato passa la frontiera. E tu ti devi difendere, e quindi ti devono difendere gli americani in Europa? Questo è il sillogismo che dobbiamo portare avanti. Noi abbiamo affidato agli americani la difesa del mondo e dei diritti violati nel mondo. Però quando ci hanno difeso noi c'era piaciuto. Hanno mai prodotto dei cambiamenti? Però quando hanno difeso noi, quando hanno cacciato i nazisti, a noi ci è piaciuto, ma non andiamo indietro, andiamo in avanti. Ma perché l'hanno cacciati loro i nazisti? I nazisti l'hanno cacciato gli americani, i russi. Certamente noi un po' per ultimi, diciamo però, così, un po' pure mettiamola noi, così, qualcuno di noi. Ma scusa, c'è un grande giornalista americano, premio Pulitzer, no? Seymour Hersh, sì, che ha scritto uno scoop mondiale dove ha, secondo lui, dimostrato con fonti interne all'amministrazione americana, ma questo articolo non gliel'ha comprato nessuno dei grandi giornali, e lui è un premio Pulitzer, sì, che il boicottaggio del Nord Stream, va bene? L'attentato al gasdotto che porta il gas dalla Russia alla Germania, l'hanno fatto gli americani. Insieme ai norvegesi. L'hanno fatto gli americani insieme ai norvegesi. Questo articolo ovviamente non ha avuto nessuno spazio nei giornaloni, come dicono alcuni ufficiali anche americani, che sono molto più liberi di quelli nostri. Diciamo ancora la verità su questo, sia ben chiaro. Sai perché? Probabilmente. Perché c'è stato questo boicottaggio? Perché al di là dei singoli atti di guerra, l'opinione pubblica, a ragione o a torto, ha presente che c'è, come si dice ormai come un tic linguistico in queste trasmissioni, un invasore e un invaso. Cioè dice, partiamo da un punto, che tu non puoi superare la mia frontiera. Allora aspetta, ti chiedo una pausa. Arriviamo a oggi. Flash su oggi. Oggi hanno parlato tutti. Biden ha parlato, Putin ha parlato, Zelensky, tra l'altro ha parlato dell'Italia, anche Putin ha parlato dell'Italia, e ha parlato Giorgia Meloni. Mi fai un riassunto dal tuo punto di vista? Se dovessi raccontare la giornata di oggi, cosa diresti? Direi che ancora una volta ci stanno raccontando che c'è un invaso, cosa che sappiamo benissimo che esista, che è il dato di partenza, dice pure per te. Non ovviamente stiamo affrontando le ragioni che possono aver provocato un atto scellerato, quale quello che ha compiuto Putin. Ma se noi indagassimo sulle ragioni che sono alla base di quell'atto, forse potremmo trovare una soluzione di questa guerra. Va bene? Perché è vero che Putin ha fatto una cosa criminale, è vero che io lo considero il principale responsabile di quello che sta accadendo, ma è altrettanto vero che questa non è più la guerra dell'Ucraina contro la Russia. Scusa, questa è una guerra, non perché lo dica Putin, è reale. Beh, è una guerra Biden, della NATO
contro la Russia. Quindi è già diventato un conflitto di portata mondiale. Quindi tu dici, non andiamo sul perché inizia, ma come finisce? Noi crediamo che le ragioni di questa guerra siano tutte morali, stanno tutte nella parola libertà. Quel gasdotto è stato boicottato, è stato deciso di boicottarlo prima ancora dell'invasione. Perché? Perché noi avevamo la Russia che forniva alla Germania gran parte del gas di cui aveva bisogno a basso costo, ma avevamo creato anche un'infrastruttura che univa l'Europa, perché nella mia idea di Europa la Russia fa parte dell'Europa. Nei discorsi che ho sentito però, oggi della Meloni, di Biden e di quant'altri, c'è la ricostruzione di un muro tra noi e la Russia, e questo è contrario agli interessi dell'Europa. Però ora ci sposteremo alle ragioni che portano Giorgia Meloni a tenere questa posizione, a differenza di Silvio Berlusconi, in qualche misura anche di Matteo Salvini. Però è una guerra voluta dagli americani che si scatena perché Putin invade. Quindi o Putin c'è caduto o Putin è alleato degli americani. Putin c'è caduto. Che Putin ci sia caduto non c'è ombra di dubbio. C'è caduto anche perché evidentemente aveva delle informazioni che lo portavano a pensare che ci sarebbe stato qualcuno che faceva un colpo di Stato da quella parte, perché Putin non può essere così rimbecillito da non sapere che erano già stati armati con missili anticarro capaci di mettere in difficoltà quel tipo di invasione come è avvenuta sul piano militare. Quindi Putin è entrato pensando che si ribellavano, che in qualche maniera c'era nell'esercito una sua sonda. Sì, questo lo sappiamo, invece non è successo. Dopodiché però, quando tu alzi il livello dello scontro militare e cominci prima, noi siamo partiti che dovevamo... Lascia perdere, io sono contro le armi, quindi con me non devi proprio parlare di queste cose, perché sono contro, va bene. Però diciamo pure che siamo a favore del fatto che gli ucraini si dovevano difendere, va bene? E li dovevamo aiutare a difendersi, così ci hanno spiegato i telegiornali. Ma dall'aiutarli a difendersi siamo passati alla guerra satellitare, siamo passati a missili sempre più efficaci, e questa volta nei colloqui, se anche non appare dai comunicati ufficiali, si è parlato della possibilità di colpire sia la Crimea sia direttamente la Russia con missili a medio raggio. Cioè, questo è il punto. Allora noi questo lo vogliamo. Alla domanda politica. Tu, la Meloni, parliamo di Giorgia Meloni. I giornalisti italiani che mi danno del putiniano, non potete venire sempre a raccontarmi sta storia dell'invasore e dell'invaso. Ok, aiutiamo l'invaso, diamogli delle armi difensive, va bene? Ma se voi fate crescere voi, perché se accreditate il fatto che ci sia un'escalation, che si possano colpire i russi sempre più in profondità e con sempre maggiore forza, quello che succederà dopo io non lo so. Allora, e comunque Giorgia Meloni... dico che se anche dovesse perdere Putin, per me il mondo non sarà migliore. Se Putin perde, rovina sul piano militare, perché tu stai sconvolgendo il più grande paese del mondo, che finirà in una crisi terrificante, che ovviamente si dirigerà verso di noi. Non creerai stabilità, non creerai democrazia. A quel punto arrivano i cinesi, libertà, oppure dentro succede oltre qualcosa. Oltre al fatto che non la stai creando in Ucraina, perché Michele anche Santoro, di quello si dovrebbe parlare. Giorgia Meloni va in Ucraina e dice una frase: combatteremo fino alla vittoria. Cioè, fino alla fine, saremo con voi fino alla fine. Fino alla fine significa fino alla vittoria, ecco, no? Fino alla vittoria militare. Allora, non credo l'altro che volesse dire fino alla fine. Beh, speriamo, diciamo. No. Aperta sul concetto di fine. Spiga, diciamo. Penso che lei volesse dire fino alla vittoria. È una frase tosta, no? Tra l'altro, l'Italia in qualche modo... Tanto oggi... noi combattiamo sempre con le scimitarre degli altri, quindi anche lei si fa forte dei missili americani. Hai trovato una parafrasi raffinatissima di un modo di dire molto romano. Comunque, non lo so, ci aveva spiegato che dovevamo essere sovranisti, che finalmente il nostro Stato doveva alzare le spalle, guardare in faccia l'Europa, guardare in faccia il mondo. Siamo diventati i più servili nei confronti degli Stati Uniti. Gli diamo sempre ragione, qualunque cosa facciano. Nell'Europa stiamo a mendicare che non ci mettono ai margini, perché altrimenti non sapremmo cosa fare, non lo so. Perché succede questo? Perché succede questo? Io
Io credo semplicemente perché quando la Meloni diceva di avere le soluzioni per tutto, non ce le aveva. E quando uno non ha delle soluzioni alternative all'andamento delle cose, ci sono sempre quelli che te le danno. Quindi i famosi burocrati europei che lei prima tanto condannava, le vanno in soccorso e dicono non ti preoccupare, adesso ci siamo noi che sappiamo quello che dobbiamo fare. E contemporaneamente in politica estera ci sono gli americani che sanno che cosa fare. Io, francamente, che può fare uno come me? Io vorrei uscire da questa guerra, ma non uscire dalla solidarietà agli ucraini. Sì, 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 ho capito. Se io gli dovessi mandare tutte le risorse possibili e immaginabili, i gruppi elettrogeni, la Croce Rossa, qualunque cosa possa servirgli, va bene. Ma questa escalation armata, io penso che sia devastante. Forse è interessante, diciamo, approfondire questa cosa che dici. Cioè, lei arriva al governo con delle promesse populiste. Parleremo questa sera molto, sta per arrivare anche il presidente Giuseppe Conte che difenderà il super bonus. Lei arriva con delle proposte, tra l'altro ad esempio dicendo il super bonus lo lasciamo. Ad esempio, lasciamo, diciamo, già so come fare, aveva detto. Già so come fare e toglieremo l'accisa alla benzina. E diciamo arriva con delle posizioni molto a favore del popolo che la va a votare. Si trova in un ruolo in cui... Tutti a favore del popolo prima. Bisogna prima capire qual è il popolo. Sono tutti populisti. Adesso, vedremo nel dibattito, ma già nei giornali, i grandi apprezzamenti ce l'ha dalle persone che prima lei contestava. Cioè, in ogni caso, viene apprezzata di Giorgia Meloni anche molto più di quanto venga apprezzata la compagine di governo e le singole persone cui lei si affida. Viene apprezzata la capacità di non distruggere il contesto, di lasciarci nell'Europa dell'euro, di lasciarci nell'Europa in cui i conti vanno tenuti, e tanto che sembra... Francamente anche io sarei d'accordo sul fatto che lei non facesse grandi cose, perché è meglio che continui a fare queste cose che sta facendo, perché altrimenti non saprebbe proprio cosa fare. Quindi cioè, lasciamola fare, lasciamola lavorare. Il super bonus, ecco. Anche perché la sua forza non è così straordinaria, l'abbiamo vista, sì, è sicuramente la leader più forte tra quelli che ci sono. Calenda si era offeso l'altra volta che gli avevo detto che era ancora mezzo leader, è diventato un terzo, vediamo quanto cresce la prossima volta. Però il vero problema della Meloni è la debolezza dei suoi avversari, la debolezza anche nei confronti di credibilità, nei confronti della popolazione, cioè non sono riconosciuti come capi, come leader, come persone a cui guardare con fiducia. E la Meloni, con la sua tenacia, le sue qualità personali, che comunque sono in dubbio, neanche uno come me è portato a negarle, va bene, e sembra che è un po' meglio degli altri, quindi galleggia sulle debolezze degli altri. Ora, invece di accanirci a pretendere che cada subito, cosa che io non mi auguro che accada, anche perché non lo vedo Calenda prendere il posto della Meloni, ancora non è pronto, però magari alle prossime cresce e quindi gli possiamo dare tutta la fiducia. Non dimentichi, perdoni, ma non dimentichi. Quindi sai, farebbero bene quelli che non sono d'accordo con lei, che anzi vedono certe posizioni anche pericolose che lei sostiene, diciamo, dal punto di vista dei diritti, anche dal punto di vista di una certa concezione dell'ordine che mette quest'ordine al primo posto, perché sa che una bandiera facile, no? Cioè, contro i mafiosi che parlano con gli anarchici. Ma scusate, voi mandate un anarchico nel carcere dove stanno i mafiosi e poi vi lamentate che parla con i mafiosi, ma con chi deve parlare? Questo gli dai due ore libere. Fate crescere questo pericolo in una maniera, capisci? Confondiamo il pericolo che c'è in manifestazioni e che c'è in possibili attentati col fatto che il mafioso dica in carcere io sono contro il 41 bis. Ma cosa dovrebbe dire un mafioso che è favorevole al 41 bis? Io non lo capisco. Se voi italiani volete essere presi per i fondelli così, è una scelta vostra. Sai cosa colpisce? Con me non ci riesco. Allora, segui il tuo discorso. Tu dici c'è un'opposizione che non è in grado di creare problemi. Quando Donzelli in Parlamento e accusa il PD di essere amico degli anarchici e di non stare con...
Perché lo fa? Un'opposizione che funziona poco. Una cosa è la Meloni, che la Meloni comunque è una persona che si è fatta dal basso, con intelligenza, con tenacia, con forza. È una cosa, è un Donzelli che è arrivato lì, io lo conosco da quando era bambino e attaccava Renzi a Firenze sulle ricevute. Era molto divertente, no? Perché era una cosa tipo la storia di Roma, di Marino, le ricevute... Sì. La panda, la cosa bella è che Marino ha messo in rete le sue ricevute sbagliate, no? Per dire come funzionano gli ingenui in politica, no? E invece Renzi gli ha detto: ma no, io non ho fatto niente, ho fatto sempre tutto giusto, quindi tu hai voglia di cantare, le mie ricevute sono giuste, mettili in rete, no, io non ci penso proprio. È e quindi Donzelli ha cantato tutta la vita questa canzone delle ricevute. E è arrivato lì, voleva fare una sparata per coprire, questo è il punto vero, per coprire sempre con la storia dell'ordine, con il nemico che sono gli anarchici che stanno facendo una rivoluzione in questo momento in Italia, 50 ragazzini davanti a Montecitorio, non sottovalutiamo i pericoli, ma la situazione ma non amplifichiamoli. Voleva coprire, diciamo, le debolezze che in questo momento appaiono nell'azione di governo, con questa sventagliata, ovviamente disconoscendo la correttezza parlamentare, ma poi anche... parliamoci chiaro, violando segreti e lasciamo perdere, ma soprattutto, ma dando dei mafiosi a quelli del PD. Ma quelli del PD, se non ce la fa, cioè, la mattina già è molto che si alzano dal letto, figurati se possono essere mafiosi o di Cosa Nostra o fare la... Una bella difesa da parte tua del Partito Democratico. Però, ultimo punto. Ora entrerà la professoressa Fornero e vi confronterete sui temi della stabilità della sostenibilità. Ma se no, Antonio, lo dico prima. Perché... No, non conviene perché la professoressa è... Mi fa alzare. Non conviene a te, ma conviene a te. C'è un, diciamo, una linea di frattura, no? Tra il populismo all'opposizione e la popolarità al governo. E probabilmente... Meloni deve cedere un po' di popolarità se vuole mantenere il governo e lasciare il populismo ad altri. Ma chi la cede? Il punto è la staffetta, come funziona? Un ultimo particolare. Ci deve essere qualcuno che io dico, vabbè, è più bravo della Meloni, no? Se non c'è questo qualcuno, ecco perché tu dici venerdì all'Eliseo. Oh, ecco, sì, diciamolo, abbiamo anche venerdì, dopo il grande senza rappresentanza. Dopo il grande impatto è successo l'esperienza del Ghione e tu al piccolo Eliseo venerdì torni a incontrare qui a Roma le persone, a spiegare le tue posizioni e a condividere le posizioni di altri. Il caso Montarulli. Presa, come dicono Luca e Paolo, hanno quel senso popolare, no? Dice, vabbè, faccia la solita cosa, se comprata un po' di roba con i soldi pubblici non è uno scandalo, si dimette a sottosegretario. Uno scandalo, scusa, I soldi, se te li danno per fare politica, non è che ti devi comprare i giornalini. Te lo ricordi ancora? Pornografici, no? Perché invece... Dice, anzi, seppure dimessa da sottosegretario... Scandalo c'è. Ma seppure dimessa da sottosegretario... Non ho capito perché sei dimessa da sottosegretario. Perché una che ha usato male i soldi pubblici nella sua qualità di rappresentante del popolo, non è che si deve dimettere da sottosegretario, si deve dimettere da deputato. Ma ha fatto la strada più... Basta metà strada. Buonasera e benvenuta professoressa Elsa Fornero, economista insegna a Torino. Le presento. Buonasera. Michele Santoro. Buonasera. L'ha colpita quello che dice Michele Santoro? Cosa la colpisce? È un po', non diciamo il conflitto, non parliamo di conflitti, ma direi la tensione tra passione e ragione, tra ragione e sentimento. E cioè io in Santoro sento molta passione civile, molto, molto desiderio anche che le cose vadano meglio di quanto in realtà non siano. E il mestiere dell'economista è quello di essere, ce l'hanno detto sempre, anche per questo che noi siamo giudicati un po' tristi, coi piedi per terra. E poi allora uno dice, Michele, bellissimo quello che lei ha descritto, però poi domani mattina cosa facciamo di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto oggi? Anch'io vorrei che qualcuno domani mattina dicesse, io voglio aprire un tavolo. Non so che cosa abbiano detto oggi i cinesi, ho perso le ultime ore di notizie,
cosa abbiano detto, cosa abbiano proposto a Putin. Ma se non è... Cinesi vuol dire anche russi, perché cinesi se propongono comunque anche ancora un non nome si dei sa, russi. Quindi non l'ha proposto. Sì, sì, no, quindi loro infatti, stanno cercando un gancio a per la Putin, pace. Putin, magari per indurlo a cambiare un po' atteggiamento, e al tempo stesso qualcuno potrà dire a Zelensky qualcosa. Anch'io lo vorrei, però il problema è chi lo può fare, come lo possiamo fare. Biden, e lì, ecco, Biden, sì, Biden lo può fare. Allora, oggi c'è, ha sentito questa dichiarazione, sì, no, fatta sì, diciamo da Putin per l'abbandono del famoso trattato che avevano stipulato dopo il 1991. Per chi ci ascolta, insomma, era un trattato per di moderazione cui le grandi superpotenze si impegnavano a controllare reciprocamente, diciamo, il loro arsenale nucleare, in maniera anche da creare un progressivo disarmo e potersi dedicare a qualche altra cosa. Ma lei lo sa che gli americani hanno abbandonato in maniera unilaterale il tavolo degli accordi sui missili di medio raggio? Noi sappiamo che sono stati messi dei missili in Romania e che quindi la possibilità di colpire la Russia dall'Europa si è ridotta di 1600 chilometri. Cioè, non è che Putin, noi lo vogliamo descrivere come un pazzo, come Hitler, a parte il fatto che non è Hitler, no? E che le sta anche prendendo sul piano militare, quindi non mi pare che... Beh, l'ha presa pure Hitler alla fine. Eh? Alla fine l'ha presa pure Hitler. Alla non fine, è quello... ma lui le ha prese dall'inizio, guarda, in questa storia. Michele, mi dici una cosa, per anche per andare nello specifico della professoressa Fornero. C'è un problema di sicurezza, sì, c'è un problema di sicurezza. Verissimo. Della Russia. L'Ucraina non è... L'Europa non è ancora Europa. Parlare di neutralità dell'Ucraina non è un crimine, è una cosa Michele, giusta. Andiamo, scusate professoressa, io mi sento di portare, poi torneremo alla soluzione della guerra alla fine, sui temi di pretta, diciamo, stabilità economica. Allora, ad esempio, io a lei chiedo, professoressa, ma separarci da questo gruppo, andare con una nostra proposta, oppure andare con una proposta... diciamo contrastante quella che è la linea che dice ora Michele Santoro da linea politica omogenea, e andare a dire no, noi la pensiamo diversamente, cosa comporterebbe dal punto di vista economico? Perché diceva prima Michele Santoro, qua è un contesto fatto di politica, è un contesto fatto di economia, è un contesto fatto dalle rigide regole dell'Europa che ci impongono delle posizioni. Arriva la Meloni che dice il contrario, arriva qua e sembra Draghi. Allora, intanto l'Europa non ha una voce unica, e quindi se noi dicessimo, ecco, adesso noi vogliamo che l'Europa proponga, lei e io possiamo condividere questo che ci sembra importante. Guarda, io la scorsa settimana ero in Francia, c'è una mia collega, che tra l'altro è stata anche viceministro, anche lei delle pensioni, e lei vive a Varsavia. E lei mi diceva che è molto contraria al governo attuale. Dice però Elsa, i polacchi hanno paura dei russi. I polacchi hanno ragione ad aver paura. Professoressa, ma viviamo in una gabbia economica noi che ci impedisce libertà allora, politica. Voglio dire questo, che l'Europa ha tante idee e quindi esprimere su una questione così delicata, così pervasiva, così universale, una voce unica e dire questa è la voce dell'Europa, chissà se mai ci arriverà. Allora, su questo l'Europa... Santoro, poi andiamo sulla gabbia economica con i temi del superbonus, prego. Ma allora, non voglio continuare a parlare della guerra, ma noi dobbiamo capire perché si fanno le guerre. Cioè, le guerre non è che si fanno per queste ragioni nobili. Cioè, in questa guerra, uno scontro pesante sull'energia. Avete sentito Giorgetti ci aveva promesso, no, la famosa riduzione del 44%, è diventato il 34%, ma la riduzione c'è stata. Tuttavia, rispetto all'anno scorso, gli italiani pagano il 35% in più per quanto riguarda il gas. Certo. E a questo dobbiamo unire la benzina, a questo dobbiamo unire le altre voci che compongono il panel dell'energia. E noi paghiamo tutto molto più caro che dall'inizio di questa guerra. Questa situazione su chi si riflette?
Questa è la domanda che io vi faccio. Non si riflette sui vertici della piramide. A ogni guerra, a ogni emergenza, a ogni pandemia, quello che segue è che quelli che stanno sotto vanno ancora più sotto e quelli che stanno sopra vanno ancora più sopra. Allora, ogni terremoto, purtroppo. Per uno che guadagna 30.000 euro al mese abbiamo rosicchiato la sua busta paga, 30.000 euro all'anno, scusate, abbiamo rosicchiato la busta paga di 3.000 euro all'anno. Cioè questo è come se ne prendesse 27.000. Ma perché chi arriva al governo lamentando queste situazioni poi si comporta come quello prima? Perché arriva Giorgia Meloni, avere sembra Draghi. Il coraggio di mettere in discussione certi meccanismi. Quali? Anche quelli dell'Europa. Anche quelli dell'Europa, perché non ci possono essere dei meccanismi costrittivi sul piano economico che non siano supportati da un'unità politica. Allora, se noi possiamo... Elsa Fornero, il problema della sostenibilità, della variabile che bisogna rispettare a tutti i costi, quella della struttura economica in cui ti trovi, l'Europa. La sostenibilità non è un concetto matematicamente misurabile in modo preciso. Noi parliamo, per esempio, di sostenibilità del debito pubblico, di sostenibilità ambientale, di sostenibilità anche di certe misure di politica economica. Se vuole io glielo anticipo subito, penso che per esempio il super bonus non fosse una misura o non sia una misura sostenibile. È che la sostenibilità dipende da quello che lei, Santoro, io, tutti quelli che sono qui e che sono in Italia o nel mondo, pensiamo di una certa cosa. E a un certo punto, certo, ci vogliono tempi diversi, basta una notizia per pensare che il debito pubblico italiano non è sostenibile. E allora se non è sostenibile, tu cominci a dire ma io i titoli del debito pubblico non li voglio più, la banca centrale, visto che c'è già troppa moneta in circolazione, non li compra più, e tu cosa hai fatto? E allora uno che governa e che non sta all'opposizione e può dichiarare quello che gli pare, ma uno che governa ha la responsabilità di evitare almeno, se possibile, le grandi tragedie. Chiunque lui sia, Meloni, Draghi, Gentiloni, prego. Ribalterei un pochino questo ragionamento perché l'ho sentito molte volte e da fonti molto autorevoli, la principale Draghi che ci spiega queste cose. Però se io vado indietro nel tempo e cerco di capire questo realismo, questa sostenibilità, dove ci ha portato, io quello che vedo è che le austerità, le pandemie, le guerre vengono pagate sempre dagli stessi e che le condizioni di vita degli italiani non migliorano nei punti essenziali. Cioè l'istruzione non è migliorata dal 2008 a oggi, eh? I nostri medici sono costretti ad andare all'estero a lavorare. Abbiamo dato 10.000 medici italiani all'Europa e adesso dobbiamo andare a prenderci i medici che vengono dall'est europeo o da Cuba addirittura. Questa è la situazione che abbiamo. Quindi certo, scuola, però... università sono in pessimo stato. Posso dirle una quelli cosa? Che però... stanno, l'ultima cosa voglio dire, quelli che stanno dentro i quartieri popolari e che possono pensare di uscire da un quartiere popolare con un titolo di studio, di emancipare la propria famiglia facendoli fare un salto di qualità. Oggi quanti sono? Sono pochissimi. Bisogna aspettare 3-4 generazioni per avere la possibilità di migliorare le condizioni della propria famiglia se sono indigenti. Quanto tempo ci vuole per fare un cavolo di esame dentro un ospedale? È migliorato dal 2008. Rispettando oggi la sostenibilità, allora, dice Santoro, prego. Tutti questi voglio grandi dire, tecnici, voglio professori. Voglio dire una cosa, che tutto quello che lei ha detto non ha tanto a che fare con la sostenibilità delle variabili economiche. Ha a che fare con una questione molto semplice, che si chiama giustizia distributiva. E la giustizia distributiva la si può perseguire, se solo si vuole, anche nei tempi difficili. Basta dire che se le risorse sono poche, le si prende soprattutto da chi ne ha di più e magari le si dà a chi ne ha di meno. E torno sulle misure. Guardi che questo è possibile.
E le ricordo, Santoro, mi scusi, le ricordo che un governo che poi è diventato molto impopolare come il nostro, chiamato a mettere rimedi a una situazione che sembrava ormai rotta, bene, il nostro governo aveva messo un'imposta sulla casa. La casa è la forma principale di ricchezza degli italiani. Forse avremmo dovuto fissare un livello più grande, ma quello era tassiamo i ricchi, allora, per cercare di tenere qualcosa su chi ha di meno. Allora, avevamo detto che avremmo tassato i super redditi, no? Per esempio dell'ENI, per 10 miliardi. Mi risulta che siamo arrivati a 2 miliardi e mezzo. Dopodiché vedo che il vero ministro dell'energia, del tesoro, di tutto, il vero autore della politica estera del nostro governo, è diventato il manager che è a capo dell'ENI, no? Ci sarà un significato in questo. Qual è? Il taglio. Qual è il significato? È il significato che ormai l'ENI conta più dello Stato italiano, altro che sovranisti al potere. Arriva il sovranista e deve diventare amico del... Vediamo, no? Siamo... Perché la variabile economica determina le variabili politiche, è quello che allora, stai dicendo. Allora, secondo me, noi dobbiamo, prima di tutto, dobbiamo interrompere questo circuito di arricchimento continuo delle rendite finanziarie alte. Cioè dobbiamo mettere un limite a questo e dobbiamo riuscire a indirizzare le risorse economiche sulle priorità che noi riteniamo importanti. Per esempio il super bonus, va bene, chi se lo poteva pagare il super bonus con uno sconto fiscale avrebbe fatto bene ad anticipare i soldi perché aveva i soldi per pagartelo. Però io potevo usare il super bonus nel quartiere popolare da riqualificare completamente. Allora questo sempre avrebbero lavorato. Indirizzare le risorse dove vanno indirizzate. Invece no, allora, noi teniamo in piedi il meccanismo che c'è. Noi teniamo in piedi la Fiat fino allo stremo, gli Agnelli fino allo stremo, i Benetton fino allo stremo. E non ce ne freghiamo niente di quelli che stanno da un'altra parte. Sai, Michele Santoro, chi sta uscendo dalle righe di questo filo di sistema omogeneo di cui parli, dalla politica all'informazione, la politica estera, quella economica? Silvio Berlusconi. Oggi Zelensky ha parlato proprio di Berlusconi. Sentiamo cosa ha detto. Signor Berlusconi, non credo che abbia mai avuto la casa bombardata dai missili quotidianamente. E grazie a Dio che nel suo giardino di casa non si è mai presentato il suo collega della Federazione Russa con il carro armato e che non ha mai ucciso i suoi cari. Che ruolo sta giocando Silvio Berlusconi in questa... È andato Putin ma senza carro armato, mettiamolo così, ecco. Si è presentato nel giardino ma non aveva il carro armato. Sì, Berlusconi è andato nel giardino di Putin e non solo nel giardino. Ora però, vi chiederò perché sembra... c'è un filo, la professoressa Fornero arriva... Mi sembra una battutaccia, Zelensky ogni tanto scade diciamo a questi livelli che sono un po' il ricordo della sua vecchia professione diciamo di attore, cioè battute che sono facili ed efficaci. Io credo per esempio che sono stato e sono un avversario di Berlusconi, però un avversario sempre leale. Io penso che Berlusconi, per esempio, sulla pace ha sempre avuto un'idea abbastanza pacifista, cioè non è per niente uno guerrafondaio. Poi ha fatto un sacco di errori anche in politica estera, ha accreditato per esempio i bombardamenti della Libia quando lui era contrario a che avvenissero, insomma ha fatto anche degli errori, ma come persona, per come l'ho conosciuto io, lui è molto refrattario alla guerra, ha un'idea che è contraria alla guerra. Però... mi sento di dirlo, poi potete controllare diciamo, queste mie dichiarazioni, ma sono convinto che sia... Allora, così. Però arriva la professoressa Fornero con il governo Monti. Rispettare quelli che hanno comunque votato per mandargli le armi, perché Berlusconi ha votato per mandargli le armi. Quello sì, ecco, allora il punto è questo. Lei, professoressa, arrivò dopo che... con Silvio Berlusconi lo spread arrivò a situazioni insostenibili e faceva pensare che gli altri paesi non ci avrebbero comprato più titoli di Stato, quindi se ne andò Berlusconi, arrivò Monti. In qualche modo si potrebbe dire, seguendo il ragionamento di un sistema che si autotutela, commissariato dal sistema, direbbe forse Michele Santoro, cioè
quel sistema per stare in piedi non aveva più bisogno di Silvio Berlusconi. I tempi ritornano, Silvio Berlusconi adesso viene anche assolto, diventa di nuovo una scheggia impazzita che può far saltare quel sistema che sostiene Zelensky, che in qualche misura può far saltare la maggioranza, o almeno dar fastidio alla maggioranza. E Giorgia Meloni, guardate, abbiamo intervistato il presidente Gentiloni, guardate cosa dice di Giorgia Meloni, perché all'estero in qualche modo la stanno anche apprezzando. Guardiamo Gentiloni. Ma io penso che l'Unione Europea, ma in generale l'Occidente, abbia due terreni fondamentali per misurare l'atteggiamento e le decisioni del governo italiano. Il primo è la coerenza del sostegno all'Ucraina. Il secondo tema riguarda le scelte economiche. E devo dire che fin qui, anche nella discussione che c'è stata sulla legge di bilancio italiana, l'Italia ha lavorato portando avanti le proprie opinioni, naturalmente, sostenendo i propri punti di vista, ma nel contesto europeo e non certo contro l'Europa. È un sistema che digerisce le differenze. No, questo vuol dire semplicemente che le cose dette prima erano velleitarie. Cioè uno in campagna elettorale può dire, guardate, io vi risolvo questo, vi risolvo quell'altro, ma poi i problemi li devi risolvere nel concreto, le scelte le devi fare, perché è qui che la nostra appartenenza all'Europa, io dico grazie a Dio, c'è ed è un valore per noi. Poi ci sono anche i vincoli, è vero. Ma i vincoli dipendono dal fatto che se uno sta in un'alleanza non può comportarsi in maniera assolutamente stravagante. Così com'è non è più un valore. Inoltre, così com'è non è più l'Europa, secondo me. E miglioriamola. Stiamo tornando agli interessi nazionali della Germania, della Francia. L'Europa, dopo questa guerra, è fortemente indebolita, quasi inesistente. L'unica cosa che rimangono sono i vincoli economici. Però io credo che questo sia un limite, non sia un Santoro, non sia una bandiera da sollevare. Su quello, perché io lavoro tanto con i giovani, tantissimo. Ebbene, i giovani si sentono europei. Ma pure io mi sento europeo, che vuol dire? Contenta. Non sono giovane, allora, ma mi sento europeo. No, ma loro lo... È l'Europa che non c'è. Perché? Noi europei ci siamo, è l'Europa che non c'è. No. L'Europa come... Ma scusi, guardi, ma come si fa a far venire una potenza lontana, d'oltremanica, a risolvere i nostri problemi qui in Europa? Noi dovevamo impedirla questa guerra, potevamo impedirla. Noi avevamo la Merkel e Macron che erano garanti di accordi e oggi la Merkel si permette di dire che ha firmato quegli accordi che portavano alla pace tra l'Ucraina e la Russia, li ha firmati per dare il tempo agli ucraini di armarsi. Ma si rende conto? Vuol dire che di fronte al fatto che gli americani avevano deciso di armare l'Ucraina, la Merkel ha fatto finta di non vedere, Macron si è girato dall'altra parte, si devono vergognare di questa guerra che c'è stata. Putin ne porterà sempre le mani sporche di sangue fino a che vive e anche dopo, ma gli altri, quelli che si sono girati dall'altra parte, che non sono andati da lui quando era il momento per dire fermati, che la troviamo una soluzione, e voi americani statevi a casa vostra, gli dovevano dire, e invece non l'hanno fatto. Ma è lì che noi avremmo avuto alcuni paesi che no, noi gli americani li vogliamo, perché gli americani sono quelli che quelli ci fanno dipende. Parte dell'alleanza atlantica, la Polonia è difesa. Cioè stiamo parlando di paesi che hanno sottoscritto un accordo militare del quale facciamo parte anche noi. Se Putin si permette di aggredirli, la risposta militare sta negli accordi. L'Ucraina, vogliamo continuare a dire che fa parte già della NATO, non faceva parte della NATO. Questa è la verità che dobbiamo dire. Però usare. Dice la professoressa, noi là ci saremmo scomposti. Non solo, ma io non vedo un'alternativa pratica che poteva essere praticata che sia migliore di questa Europa molto imperfetta, molto latitante sui temi che ci stanno molto a cuore,
non vedo un'alternativa. Qual è l'alternativa? Che ciascuno di noi vada per conto suo, indebolendosi, smarrendosi? Questo non è possibile. Neanche più la Meloni lo pensa. No. È che l'alternativa la cercano... L'alternativa la cercano quelli che stanno sotto e che non credono più in questo discorso della sostenibilità. Il punto è come ci si raccorda a queste persone che stanno in sofferenza, come si va a raccogliere le voci della realtà e ad ascoltarle, perché altrimenti li costringiamo sempre a farlo attraverso internet e scelgono quello che gli sembra migliore nella propaganda che si fa su internet e sui social. Facciamoci rivedere un attimo qualcuno di noi dalle persone in carne ed ossa, prendiamoci pure gli schiaffoni, prendiamoci le critiche, ne ho presi prendiamoci io. Qualunque la professoressa cosa. Su questo non può essere discusso. Sclain o Bonaccini, ad esempio? Che fa? Sclain o Bonaccini voteresti tu alle primarie? Ah, no, ci mancherebbe, non ho votato le ultime qui. Figurati portato... le primarie. No, ma scusa, ma tra i due, scusa, chi ti piace? Abbiamo fatto due elezioni, una nel Lazio e una in Lombardia, che potenzialmente erano contendibili, due regioni potenzialmente contendibili. Dove erano Bonaccini e la Schlein? Cosa pensavano? Si sono nascosti perché il loro problema è che nessuno dei due voleva la colpa della sconfitta. Io non li voglio dei leader così. Io voglio persone che vanno in battaglia, perdono e poi si rialzano e continuano a combattere. Così potranno essere sfidanti nei confronti della Meloni. Perché la Meloni è così. La Meloni è una che va a terra, poi si rialza, ecco. La Meloni era così, anche lei sta cambiando, perché il governo, la responsabilità di governo cambia tutti. Guarda. Resti con noi, professoressa, e tu che fai, Michele la Santoro? La responsabilità logora chi ce l'ha. Il governo trasforma chi anche ce l'ha. Perché servizio una volta pubblico. Con Andreotti il potere si sapeva chi ce l'aveva. Adesso invece stai in Europa e non sappiamo. E non si può sta. Toccare. Piccola pausa, arriva Giuseppe Conte. E tu che fai? Piccolo Eliseo, Michele Santoro, il 24 febbraio. Giuseppe Conte, avvocato, giurista, due volte Presidente del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle. Bentornato, Presidente Conte. Buonasera. Benvenuto al direttore di Libero Quotidiano, Alessandro Sallusti. E benvenuto al direttore del Giornale, Augusto Minzolini. Un'occasione per parlare del tema del giorno, in fondo è il superbonus. Presidente Conte, se l'aspettava che sarebbe diventato lei quello che distruggeva i conti pubblici e Giorgia Meloni quella che li rimetteva a posto? No, assolutamente no, anche perché le cose non stanno così. Quando Giorgia Meloni dichiara pubblicamente, lo ha fatto seguendo il suo ministro Giorgetti, che questa misura costa 2.000 euro sulle spalle di ciascun cittadino, anche dei neonati, dice una, ed è molto grave, una menzogna e manipola l'opinione pubblica. Non è affatto così, lo abbiamo già dimostrato. In realtà al più si tratta di 88 euro se prendiamo le fonti del Censis, altrimenti può essere 100 euro l'anno su ogni cittadino. Però attenzione, non è un costo, stiamo parlando di un investimento, stiamo parlando di minori entrate in una logica di investimento e poi spieghiamo perché. E soprattutto su 100 euro investiti allo Stato, 70 rientrano direttamente. Secondo qualche fonte un po' di meno, perché parliamo di IVA, IRES, IRPEF, sì, contributi previdenziali. Si mette in moto tutto un meccanismo e soprattutto si conseguono dei vantaggi per l'interesse della collettività. Le faccio la critica base, poi lascerò ai colleghi. Non si mette in moto il meccanismo in cui i soldi... diciamo in qualche modo rientrano, ma è un meccanismo in base a cui lo Stato dà dei soldi, questo credito viene venduto da persona a persona a persona a persona all'infinito fino a che qualcuno dice, ed è Eurostat, ma chi li ridà questi soldi? Oh, e non si sa. Guardi, si è parlato anche di una moneta parallela. Sì. Finché c'è fiducia il credito gira. Poi qualcuno si domanda, ma a me questi soldi chi me li ridà? E non c'è risposta. Scusi, non parliamo di Bitcoin. Stiamo parlando di un meccanismo anche per finanziare la liquidità e per far già, per ottenere quel 10% di PIL in un biennio, che ci riporta agli anni del miracolo economico. Questo è un vantaggio per tutti. Alessandro Sallusti.
Buonasera Presidente. Questo provvedimento da lei ideato è stato approvato, accolto con grande entusiasmo da tutti i partiti politici. Non ricordo se Fratelli d'Italia lo votò, ma comunque la Meloni si era detta favorevole. Si è impegnata anche in campagna elettorale. Aveva come obiettivo di far partire l'edilizia e quindi l'economia. Però da lì in poi hanno dovuto modificarlo, credo 6 volte. Io immagino che non è uno che va a modificare una cosa che funziona. E in più arriviamo all'oggi. Tutti gli economisti di ogni ordine grado sostengono che siamo arrivati a un punto di grande pericolosità, l'Istat addirittura ipotizza di dover rivedere i 2 bilanci. Allora voglio dire, detto che l'intenzione era ottima, evidentemente ci sono stati degli effetti collaterali che quantomeno lei non aveva previsto. Allora, direttore, quando noi lo abbiamo varato, lei tutti gli economisti di cui sta citando, eccetera, sta parlando, ne hanno condiviso, ce ne sono tantissimi che hanno condiviso tutti gli effetti positivi che non vengono cancellati. Qual è il tema? Quando l'abbiamo varato, noi abbiamo applicato i criteri del cosiddetto manuale del debito e del credito, quelli di contabilità pubblica, correnti. Adesso Eurostat ha già chiarito che non impatta sul debito pubblico. La portavoce della von der Leyen ha già dichiarato che non impatta sul debito pubblico, sul debito. A questo punto potrebbe impattare, ci dicono, sul deficit, perché potrebbero, a secondo che venga classificato pagabile o impagabile, adesso non vogliamo annoiare tutti. Diciamo, sulle differenze tra entrate e uscite anno per anno, se quelli sono soldi usciti l'anno scorso, il deficit aumenta. Potrebbe impattare sul deficit, sì, con questi nuovi criteri. E impedire quindi di fare la prossima manovra. Che non hanno ancora formalizzato, attenzione, quindi stiamo valutando l'ipotesi. Però attenzione, fatemi capire, se noi spendiamo 30 miliardi per gli incentivi sul fossile, cosiddetti ambientalmente dannosi, se spendiamo 3 miliardi, come è stato fatto nell'ultima manovra di bilancio, per i condoni, quindi i cittadini onesti hanno pagato per gli evasori, se spendiamo 800 milioni per le società di calcio va bene, se invece investiamo... Cioè lei dice, aspetti, riassumendo... Lei dice, va bene, mettiamo che l'Eurostat ci dice abbiamo speso troppo per l'anno prossimo per fare la prossima manovra. Levateli dai Dovremmo condoni, levateli dal deficit. Augusto Minzolini. No, io, caro Presidente, cioè non è, voglio fare una questione di parte o comunque di polemica. Cioè, io cito soltanto quello che è stato detto oggi in un'audizione da Banca Italia. Banca Italia dice che ci sono stati dei grossi problemi che intervengono infatti sui bilanci e contemporaneamente addita come, diciamo, maggior responsabile il primo governo, perché, diciamo, i veri problemi sono nati lì, quando tu non c'era nessuno al limite. Io mi ricordo, diciamo, durante la campagna elettorale, quando lei parlava tutto è gratuito, tutto è gratuito, tutti ci hanno creduto e siamo in una situazione di questo tipo. Allora il problema, io le pongo una questione, perché anch'io sono d'accordo sull'idea che era, diciamo, l'intenzione era giusta. Ma c'è stato come minimo, diciamo, una sorta di incompetenza nel mettere insieme questo provvedimento. E adesso diventa molto difficile, perché ci troviamo in una situazione in cui da una parte devi bloccarlo, dall'altra parte devi riuscire a gestire quella fase, quella parte, diciamo, di persone che hanno creduto al fatto che era gratuito e quindi adesso si ritrovano in mezzo alla strada. E su quelli chiaramente devi intervenire, perché chiaramente lo Stato non può lasciarli, diciamo, lì da soli e indifesi. Gli esodati, i cosiddetti esodati del superbonus. Se non entriamo in un'ottica che questa è stata una misura anticiclica, quando eravamo il paese più distrutto, più esposto alla pandemia, quello che per prima è stato colpito e più profondamente, siamo riusciti con questa misura ed altri interventi a ottenere addirittura qualcosa di storico, 10% in 2 anni, noi non entriamo nell'ottica giusta. Detto questo, quando lei dice ma è stato fatto male, scusi, ma gli interventi ha fatti Draghi, più di 10, i correttivi, noi volevamo dare un contributo, spesso non c'è, no, mi faccia finire per cortesia, noi l'abbiamo previsto che non poteva continuare, scusi, l'ultimo suo governo, scusi, però abbia pazienza, noi non abbiamo mai detto che il 110% poteva continuare all'infinito. Tant'è vero che abbiamo noi stessi programmato anche in campagna elettorale una riduzione al 90, all'80, perché è chiaro che una misura così
non è sostenibile nel tempo. Però quello che voglio dire è la qualità della spesa. Ritorno al discorso di prima. Quindi 30 miliardi per i fossili a voi vanno bene, per inquinarci di più vanno bene, mentre agevolazioni che ci portano al taglio di emissioni di CO2 per 1.400.000 tonnellate, fonte Nomisma di questo pomeriggio, si hanno portato al risparmio per famiglia di 940 euro l'anno, si hanno portato addirittura anche all'ulteriore risultato di aver contrastato l'evasione e il nero, perché attenzione, con questo meccanismo nessuno più ha potuto dire senti pagami in nero, senti non faccio fattura ti faccio uno sconto, perché è chiaro che abbiamo creato un meccanismo di trasparenza. Tutto questo però per voi non vale. Però anche paga quanto ti pare, tanto ci rientra, no? E comunque ha fatto lievitare le spese. No, anche su questo c'è da contrastare questa vulgata corrente detta in varie TV. Se voi andate a vedere il costo edilizio, l'Italia è il fanalino di coda, è aumentato solo del 9,7%, meno di noi in Grecia. Salute. In Germania, paesi scandinavi, Ungheria, sono arrivati a triplicare il costo dell'edilizia. Allora, Sallusti, Minzolini, poi vi invito a passare anche alla politica in generale, alla politica economica del governo, ma prego Sallusti. Presidente, no, noto che lei cita sempre Nomisma, che evidentemente anche il Censis. La guardo con grande, anche la guardo con grande attenzione. Ma, vabbè, a parte questo, però... sul fatto che l'economia sia ripartita in maniera drogata evidentemente e probabilmente è stata una dose eccessiva di droga, c'è stato uno... Scusi se l'interrompo, un milione di nuovi occupati, aggiungiamo un milione di nuovi occupati, che droga è? La prego, Presidente, se io mi faccia finire la domanda perché sennò siamo collegati, se io ristrutturo casa senza pagare una lira e in più mi danno un bonus del 10%, a casa mia si chiama doping economico, non è che è altra roba. Ma detto questo, lei si chiede perché in fondo poi questo provvedimento ha inciso, ho letto di recente, solo sul 3% del patrimonio immobiliare e ha riguardato sostanzialmente una fascia di cittadini agiati, in condizioni economiche agiate, che forse avrebbero potuto anche pagarsela da solo la ristrutturazione. Guardi, ci sono delle nuove ricerche che sono state dall'Alleanza per le Disuguaglianze, l'ho letta appena questo pomeriggio, non è vero neppure la vulgata che riguarda solo i ceti... che non sia di Nomisma. No, no, ma guardi... Non faccia battute, perché qui c'è Censis, c'è Istat, ci sono no, è ovvio che è una battuta, però dico ci sono tutti i fonti ufficiali che si incrociano e si confrontano. Ma guardi, adesso, col blocco che il governo ha fatto, adesso questo strumento, alle detrazioni potranno ricorrere solo i ricchi, paradossalmente proprio adesso invece che è riservato ai ricchi. Perché? Perché se tu mi lasci solo la possibilità di portare in detrazione, chi può anticipare e portare in detrazione? Chi ha una alta dichiarazione dei redditi? Le persone con basse dichiarazioni dei redditi non potranno più perché godere. L'idea non è smettere, ma spostare il rimborso nei prossimi 5 anni invece di anticipare. Poi, posso fare una domanda io ai due giornalisti? Prego, per una volta Augusto ci invertiamo. Minzolini. Scusate, voi state seguendo il dibattito europeo, state seguendo il Green Deal, sapete che ci sono degli obiettivi, si chiamano Fit for 55. Dobbiamo noi, e adesso si parla anche di direttiva sulle case green. Allora chiedo a voi, lo chiedo al governo se ci sta ascoltando, se bloccate questo meccanismo, l'efficientamento energetico, come lo raggiungiamo? Questi obiettivi come li raggiungiamo? Allora, se vuole risponde Minzolini con anche una domanda, perché fondamentalmente diciamo quello che Giorgia Meloni sta affrontando in maniera molto netta è un po' l'intero spirito del governo Conte, no? Perché anche il reddito di cittadinanza è stato il primo elemento che giustizia è andato a stroncare. Giustizia ambientale e sociale. E il secondo è stato il superbonus. Quindi in fondo c'è una linea sia in quello che dice il Presidente sia in quello che dice il Capo del Governo. Sono due linee di politica che si confrontano. Prego Minzolini. No, ma io dico, l'ho detto come premessa, che di fatto l'intenzione era giusta, però adesso io prendo anche l'ultimo argomento che è stato utilizzato dal Presidente Conte. Il problema è esattamente per quelle persone che non possono più vendere quei crediti. Cioè, nel senso, chi di fatto non aveva i soldi perché gli è stato detto è tutto gratuito, adesso è in mezzo alla strada. Ecco perché io dico una cosa, e ci vorrebbe anche un po' di serietà, perché molto spesso quando si fanno degli errori, uno li ammette. Allora, il provvedimento aveva una sua logica,
Però ammettiamo che probabilmente per superficialità, perché non c'era l'esperienza di governo, è stato fatto male. E adesso bisogna rimetterci mano. Però questo è un problema che riguarda anche altri argomenti, perché poi lei dice che non ci sono state frodi. Non lo sappiamo ancora, però se andiamo a vedere tutto quello che è avvenuto sui bonus, io leggevo oggi, chi ha detto non ci sono stati frodi? Ci sono stati 400, mi faccia finire. Ci sono stati 440 milioni di frodi, no. 440 milioni di frodi rispetto a bonus su bonus su bonus. Allora, il problema qual è? Guardi, ha letto male il dato, molto di più. Su certi argomenti. No. Allora, ha letto male, non so 400. Vabbè, comunque, ora arriverà Davigo e ci spiegherà tutto. Sì, ma adesso no, io però adesso sto parlando io, va bene. Allora, il problema qual è? È che quando noi andiamo a toccare argomenti così sensibili, provvedimenti così sensibili, è evidente che tu devi metterci una maggiore attenzione. Devi evitare che dopo due anni, tre anni, Banca Italia dica il problema nasce con il governo, con il secondo governo. Allora, scusate, una Conte, domanda io prima della risposta. Diciamo di Sallusti o di Minzolini, parlo di Banca Italia. Allora, la risposta di Conte, poi vi voglio fare una domanda, prego. I giornalisti sono abituati a fare domande ma non rispondere. Non ci hanno detto come si raggiunge il Green Deal europeo, l'efficientamento energetico, per carità, stralciamo. Però attenzione. Ma sa quante frodi sono state sui sussidi ambientalmente dannosi, 30 miliardi per il fossile? Cosa c'entra? Se lei introduce qualsiasi agevolazione... Ma lei non può cambiare da una parte all'altra, se ne parliamo di questo. Abbiamo detto che non ci interrompiamo, grazie. Allora, sul superbonus, le frodi sono state meno del 3% sul superbonus. Sull'ammontare complessivo una sciocchezza. Qualsiasi agevolazione ovviamente può... Però le sto dicendo che oggi ritorneremo col meccanismo di adesso... Non solo i ricchi potranno agevolare tutte beneficiare di queste agevolazioni, perché devono essere capienti sul piano della dichiarazione dei redditi, ma poi ritorneremo a quei meccanismi in cui c'era sempre il furbetto che gli dirà, professionista, io non voglio criminalizzare nessuno, però dirà a quel punto lì il prezzo è questo, se c'è fattura... Fa parte di un pacchetto che esistano le frodi, chiaro? Qualsiasi cosa fai. Presidente, mi dice come sta governando Giorgia Meloni? Rovesciamo. Qual è il difetto di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ove li avesse? Guardi, io ho l'impressione che siamo ritornati a un governo tecnico e questo mi sorprende molto. Perché io mi pongo qui nei panni di un elettore di destra che ha votato la Meloni. Finalmente, governi tecnici, non ne possiamo più, Draghi no, eccetera, eccetera. Governo politico, batterei i pugni, ce l'ha detto, ce l'ha ripetuto, i patrioti, difenderemo l'interesse nazionale, eccetera. Scusate, ma non era l'Europa matrigna che attiva matrigna? Qui mi sa che la matrigna ce l'abbiamo in casa. Giorgia Sallusti. E le dico perché, scusi Sallusti, attenzione, cioè per chiarire a tutti, addirittura noi abbiamo fatto una manovra di austerity che neppure ci hanno chiesto. Voi dovete sapere che il patto di stabilità e crescita era sospeso ancora sino all'anno prossimo. Se lo sono portato oggi a casa, lo stanno applicando adesso. Sallusti. Se mi permette, Presidente, ma più che un governo tecnico, questo è un governo eletto innanzitutto, cosa che in Italia non succedeva da 12 anni. Si chiama democrazia. Giorgia Meloni è di destra, lei non è di destra, lei Presidente non è di destra e quindi ovviamente le vostre idee non coincidono. Qual è la differenza? È che la Meloni ha vinto le elezioni, che non è una cosa secondaria. Ma dopodiché ho detto a me non risulta. Gliel'ho detto io. A me non risulta che non abbia, che abbia intenzione di abolire i sussidi sociali. Financo il reddito di cittadinanza negli incentivi all'edilizia, ha un'altra intenzione che è quella di far calare nel reale questi provvedimenti. Cosa vuol dire nel reale? Renderli compatibili con le finanze e renderli efficienti e renderli etici, no? Per cui meno furbi su tutti i fronti. Ci riuscirà? Non lo vedremo. Però è un suo diritto, non è che sta facendo qualcosa di strano. Direttore, Conte Minzolini. Se avessi avuto il coraggio della Meloni, noi saremmo un paese disastrato, non ci saremmo più ripresi per 10 anni. Cioè voglio dire, se non fossimo intervenuti con coraggio in Europa a cambiare verso, a superare l'austerità,
noi il tessuto produttivo, sociale italiano non lo salvavamo e non saremmo cresciuti. Adesso, ripeto, abbiamo una premier dell'austerità. Va benissimo, è un governo politico eletto, però bastava dircelo in campagna elettorale. Doveva dirlo prima. Minzolini. No, però, scusi Presidente, è un po' paradossale che lei faccia, diciamo, questi rilievi alla Meloni quando lei ha partecipato ad un governo tecnico, che era il governo Draghi. Per cui, con se dobbiamo trovare delle contraddizioni, le troviamo da una parte e dall'altra. Con grande sofferenza. Vabbè, la sofferenza va bene, però uno soffre, però soffre poco. E poi, se noi andiamo a vedere esattamente quello che sta avvenendo sul superbonus, il problema è che questo governo si è trovato ad avere due bilanci, perché ne stiamo parlando adesso, che sono bilanci che addirittura dovrebbero essere rivisti. Per cui deve intervenire, è costretto a doverlo fare per gli errori che sono stati fatti dai governi precedenti, a cominciare dal suo. Minzolini, parliamoci francamente, se qui continuiamo a far credere ai presenti, a quelli che ci seguono, che c'è un bilancio, vuol dire che è stato fatto un falso in bilancio. Lei sta facendo un'accusa gravissima a Meloni e a Draghi. Le dico no, una io cosa. No, sto facendo, io sto hanno quello fatto che riportano. Sette, guardi. Scusi, sette documenti ufficiali di bilancio tra NADEF, DEF e leggi di bilancio, Draghi e Meloni. Hanno erogato ai cittadini che ci stanno seguendo, famiglie e imprese, 90 miliardi, sono stati scellerati perché allora dovevano ripianare le perdite. Chiaro? Ove ci fosse questo buco, ci andava individuato prima. Stiamo parlando, diciamo, di argomenti che vengono dalla Banca d'Italia, non da me. Non dovevano erogare allora a famiglie e imprese 90 miliardi di extra gettito, no, io le ho prodotti detto, con le io nostre misure. Allora, ci stiamo perdendo nel tecnico. Il concetto è, se questo buco c'era, era individuabile da prima. Adesso è vero che Eurostat ha detto consideriamolo un deficit immediatamente. Si sta discutendo. Domani dovremmo saperlo. Le chiedo una cosa, Giorgia Meloni a Kiev che impressione le ha fatto? Guardi, a Kiev Giorgia Meloni può andare benissimo, va bene incontrare Zelensky, il problema è dipende da che cosa è andata a fare. Se è andata a promettere sempre nuove armi, noi stiamo addirittura parlando adesso di jet, già parliamo di batterie missilistiche di lunga gettata, di jet che stanno parlando di truppe, cioè qui non c'è un mandato parlamentare, venga a discuterne con noi, che cosa sta promettendo? Piccola pausa e ne parliamo, grazie Presidente. Grazie. Professoressa Fornero, lei che ne pensa? Lo potevamo tenere in piedi il superbonus? Superbonus è una misura nata per l'emergenza economica post-Covid. Come tale, una misura di emergenza non può essere per definizione sostenibile. Ha lasciato il problema dei crediti incagliati, andrà risolto questo problema. Io non credo che fosse riproponibile così com'era. Ha anche lasciato degli effetti positivi, però andava ridimensionato e aggiustato. Ma colpisce che li chiamino ora gli esodati del superbonus? Sì, e lo trovo anche improprio, perché ho sentito prima qualcuno che diceva sono rimasti sulla strada. No, non sono rimasti sulla strada. Si tratta di lavori che forse sono stati programmati. Ripeto, questo problema degli incagli va risolto. Mi pare che il governo abbia deciso di provarci. Un modo si troverà. Resti con noi, professoressa. Luca e Paolo sono tornati, resti con noi. Onorevole Schlein, buonasera. Onorevole Schlein. Onorevole Schlein, buonasera, dico, buonasera. Onorevole, mi sente? Allora, buonasera a lei. Ecco. Intanto io sono una donna che ama una donna. Questo, guardi, non interessa a nessuno. Ma soprattutto, guardi, lo dico in modo molto netto, io vorrei portare il mio saluto a tutti gli italiani che vivono ancora in una inaccettabile situazione di disagio personale e incertezza sociale. E chi sarebbero, scusi? Gli iscritti del PD. Ah. Loro sono i più emarginati. Sì, beh, dopo la debacle delle politiche la settimana scorsa l'avete perso anche alle regionali. Sì, onorevole Schlein. Onorevole, sì, ho capito. Dicevamo le regionali, no? Guardi, appunto, le regionali. Io voglio dire una cosa molto netta. Ecco, alle regionali le nostre proposte sono piaciute meno di quelle della destra. Beh, guardi, questo è ovvio. Perché... No, guardi, per favore, non giriamoci intorno. No, glielo dico in modo ancora più netto. Sì. A rischio di essere anche provocatori. Sì. Alle regionali, secondo me,
Abbiamo peato. No, guardi, non secondo lei, è proprio... Io guardi, non ho paura di dire le cose con nettezza. Sì. Alle regionali ci hanno fatto proprio... Sì, ma lo abbiamo capito, lo sanno tutti. Allora non... lei adesso mi chieda cosa possiamo fare per tornare a vincere. Vabbè, allora, in che modo pensa che tornerete a vincere? No, dico, gliel'ho chiesto, no? Onorevole, come pensa di rilanciare il partito? Allora, ha detto lei, chi lo chieda? Glielo voglio dire in modo molto netto. Sì. Allora, intanto... Io sono una donna che ama una donna. Ma sì, me l'ha già detto, guardi, parlavamo del partito. Non... Allora, servirebbe una rottura, una cesura netta con il passato. Sì. Non dobbiamo avere paura dell'elefante al centro della stanza. Ma quale elefante, scusi? Bonaccini. Ha visto qualche grosso? No. In direzione occupa due sedie, c'è tanto questo. No, ma guardi, non è vero, adesso perché è suo... Insomma, una volta non si è accorto per sbaglio si è seduto sopra Matteo Orfini. Vabbè. Peraltro devo dire che è stata la cosa migliore che Bonaccini abbia fatto per il partito. Vabbè, ma grazie onorevole Schlein, però. Allora, ora lei sfida Bonaccini alla segreteria e molti nomi storici del PD si sono schierati dalla sua parte. Franceschini, Orlando, Zingaretti, Bettini. I quattro porta sfiga. No! Ha visto come hanno ridotto il partito? Ma no. Sul cellulare li ho memorizzati come suora tua 1. Una suora tua 2, suora tua 3, suora tua 4. Immaginavo. Senta, da quando si è candidata ha subito anche tanti ignobili attacchi per il suo aspetto fisico, la storia del naso ebreo, insomma. Allora, mi permetta di rispondere in modo netto. No, certamente. Gliel'ho detto che amo una donna? Sì, guardi, me l'ha già detto, dicevamo del naso, è proprio un'altra cosa. Allora, questo è così, è il mio naso tipicamente etrusco. Certo, però Schlein è un cognome ebreo, quindi... Ma non c'è no, è un cognome tipicamente fenicio. No, guardi... Non ci sarebbe, ma non mi pare fenicio Schlein. Guardi, glielo dico in modo molto netto. Sì. I miei nonni materni erano etruschi. Sì. Da parte paterna invece siamo fenici. È fenicio. Mio zio era della Mesopotamia. No, guardi, non esiste la Mesopotamia. Vabbè, non importa. Senta, da parte del mondo dei VIP, lei e Bonaccini avete molti endorsement. È contenta? Insomma, Bonaccini c'ha Cremonini che riempie gli stadi. Sì. Io ho Levante che non riempie neanche l'ascensore di casa sua. Ma che c'entra? Però è brava. Vabbè, lasciamo perdere gli endorsement. Ieri sera c'è stato il dibattito con Bonaccini, l'abbiamo visto tutti. Lasci perdere che mi sono dimenticato. Ti è dimenticata di cosa? Di dire che sono una donna che amo una donna. Me l'ho scritto sulla mano, sì, gliel'avevo detto. No, ma l'ha già detto tre volte, con quattro con questa. Onorevole Schlein, un'ultima domanda quindi. Letta e Bonaccini hanno detto che Meloni si è dimostrata una politica capace e coerente. Lei cosa... Glielo dico in modo molto netto. Ecco. Meloni sarà l'ennesima delusione per chi l'ha votata. Ah. La destra resta sempre lì, con i suoi 12 milioni di elettori. Ma sono mica pochi, Guardi che voi ne avete persi 6 milioni di voti, che avete cambiato 9 segretari, subito 3 scissioni. Ma io ho la ricetta. Ah, la ricetta. Allora, ci dica la ricetta. Il lavoro, il clima e l'uguaglianza sociale. Sì, ma la ricetta qual è, scusi? È quella lì, il lavoro, il clima... E l'uguaglianza sociale, ma non è una ricetta, cioè sono tre parole, sono il lavoro, il clima... Cioè cosa vuol fare lei per il lavoro, il clima e l'uguaglianza sociale? Ma basta dire quelle parole no, lì. No, non è come Falqui, no. Non basta la parola. No, signora Schlein, no. Ma io più che dirle, me ne sono anche imparate. Ah sì? Quali sono? Il lavoro, il clima... No, l'uguaglianza sociale. No, Schlein, quella l'ha scritta sulla mano. Sono tre, non era facile. Va bene, grazie Schlein, ci vediamo martedì prossimo. Chi lo sa, forse no. Allora, benvenuto Manelli, bentornata di martedì, la conoscete tutti, una delle giornaliste più autorevoli del nostro paese, data room per il Corriere della Sera. Allora Milena, con te vorremmo affrontare il tema delle rendite, delle mancate liberalizzazioni, dei costi che i cittadini italiani sono costretti a affrontare. Però partiamo da un dato, cartello 40, il caro prezzi, guardate, l'inflazione costerà uno stipendio e mezzo quest'anno. Stiamo parlando del 10% a gennaio, quasi 2.500 euro in media a famiglia in un anno. Nel 2023 un lavoratore perde uno stipendio e mezzo in potere d'acquisto. E allora, Milena, i prezzi sono anche influenzati nel nostro paese da fattori come la mancata concorrenza, di cui tu ti occupi molto da vicino con Data Room, è vero? L'aumento dei prezzi, per quel che capisco, è principalmente dovuto all'aumento del prezzo del gas, sì, dove non si può dire che manchi la concorrenza, visto che il prezzo viene fatto alla borsa di Amsterdam e visto che in mezzo c'è un numero incalcolabile di intermediari prima che il gas arrivi al rubinetto o l'elettricità al contatore. Mentre in altri settori la concorrenza sicuramente manca e quindi si innesca una grande speculazione. Se pensiamo soltanto al famoso 110, no? Il super bonus.
Cioè mancano i falegnami, gli elettricisti, mancano i muratori, mancano gli idraulici, quei pochi che ci sono si fanno pagare tre volte tanto. Questo è, come dire, quello che registro terra a terra. Allora, ci arriviamo anche al superbonus, però fondamentalmente, come dici tu, ci sono degli elementi strutturali in un paese, come può essere la mancanza di concorrenza, e poi degli elementi congiunturali, come può essere, ad esempio, il dramma della guerra che porta su il prezzo dell'energia. Però parliamo dei problemi strutturali e facciamo un esempio di un settore molto attuale, la cui argomentazione è molto attuale, ma di cui si parla poco, il settore dei balneari. Stando al decreto concorrenza del luglio scorso, bisognerebbe definire le regole e i criteri per le gare. Quindi, cioè, il tema è estremamente di attualità. Qui si tratta di fare arrivare allo Stato il dovuto, vale a dire, da anni le concessioni balneari, che sono poco più di 12.000, che si tramandano di generazione in generazione e non vengono bandite le gare con trasparenza, con le modalità, insomma, richieste dall'Unione Europea già dal 2006, creano, e lo dice la Corte dei Conti e il documento di Economia e Finanza, stanno creando un danno all'erario, perché il canone minimo che è stato fissato negli ultimi anni sono 2.600 euro l'anno. Ora, li tiri su con affittando due ombrelloni per tre mesi a 15 euro al giorno. Certo, voglio dire, chi ha in gestione il concessionario deve poi sostenere le spese del bagnino, le spese per la manutenzione della spiaggia. Però ci sono poi anche i ricavi del bar e del ristorante. Cioè, va messo ordine lì dentro. Perché? Allora, perché lo Stato, che da queste 12.000 e passa concessioni incassa poco più di 100 milioni l'anno, è un danno, in quanto può incassare molto di più. Quindi, e questo alla fine diventa un danno per il cittadino. Cioè, abbiamo bisogno di soldi per fare una serie di interventi. Su questo paese non è che si può rinunciare e lasciare che ognuno, insomma, chi è arrivato a prendersi la concessione continui a portarsela avanti per diritto ereditario. Vale questo esempio di questo settore, ora ne faremo altri come esempi di settori che vivono fondamentalmente di una rendita che viene concessa eternamente. E tra l'altro Giorgia Meloni è stata accusata di non aver rispettato le promesse elettorali in diversi campi, il superbonus di cui parleremo, il POS, l'abolizione del POS. Invece in questo campo sia lei che chi l'ha preceduta sono molto, diciamo, molto attenti a mantenere questa reiterata proroga. Da che viene questa necessità, secondo te? Parliamo di 12.000 concessioni, 12.000 concessioni hanno anche poi tutte le famiglie e i parenti, quindi se si traducono in voti elettorali, una lobby qui, una lobby là, insieme a quella dei balneari ci mettiamo anche i tassisti. Allora, l'avviso di infrazione è arrivato nel 2006, nel 2009 Berlusconi blocca la procedura dicendo: certo, bisogna rifare nuove regole, quindi le faremo, chiediamo una proroga al 2015. Poi è arrivato Monti e nel 2013 proroga al 2020. Il Conte 1 proroga al 2033. Quindi nel 2020 è arrivata nuovamente la procedura di infrazione. 2021 il Consiglio di Stato stabilisce che bisogna andare a gara. Scadenza il 31 dicembre del 2023. Meloni, insomma, ha sempre detto che era contraria a tutto questo, anzi ha detto anche delle cose cioè molto precise. Non si sa in mano a chi finiscono le nostre spiagge. Facciamo un ragionamento al contrario. Se si andasse a gara, cosa succederebbe? La ministra Santanchè ha detto: guardate, finiscono tutte in mano alle multinazionali, occupiamoci piuttosto delle spiagge libere che sono piene di drogati, di immondizia, non mi ricordo bene come ha detto, ma il concetto era questo, invece di togliere le concessioni a chi le ha. Cosa succederebbe se si andasse a gara?
Allora, le indicazioni sono molto precise. Possono partecipare i concessionari attuali, quindi non è che sono esclusi. Non solo, viene tenuto in considerazione l'investimento fatto su quel bagno, su quella concessione, e viene considerata anche l'esperienza. Non solo, in caso subentrasse qualcun altro, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo. Avevi parlato di altre categorie, hai fatto tu stessa l'esempio dei tassisti. Allora, anche qua sono anni che si parla di emettere nuove licenze, ci sono sempre proroghe, l'ultima di pochi mesi fa. Quali sono le conseguenze? L'articolo che riguarda la necessità di aumentare le licenze ai tassisti è stato stracciato proprio per la rivolta dei tassisti. Quindi non se ne parla più. Il tema è che da 15 anni le licenze sono sempre le stesse, non sono aumentati neanche nelle grandi città, dove tra l'altro l'assessore ai trasporti, ma giusto 2 o 3 anni fa, cioè diede anche dei parametri, vale a dire le chiamate dalla mattina dalle 8 alle 10 è in evaso, non si riesce ad evadere tipo il 15% delle chiamate, che il sabato e alla domenica dalle 5 alle 7 arriva al 30, da mezzanotte alle 5 arriva al 40, quindi c'è veramente una grande necessità. C'è la necessità di mettere ordine nelle piattaforme online, tra l'altro. Tutto questo è rimasto di fatto lì e quindi viva gli abusivi, perché poi questo è. Anche perché dicevi giustamente, alla fine, ogni volta che si è tentato di intervenire, al di là che l'intervento fosse giusto o sbagliato, ci sono stati scioperi selvaggi. Questo lascia pensare che in un paese del genere chi alza la voce vince in qualche misura. Allora, vince sempre chi alza la voce, se gli si concede di vincere. Cioè, bisogna anche saper tenere duro e saper negoziare alla fine. La ragione della rivolta dei tassisti, che poi alcune questioni vanno anche comprese. Qual è il loro timore? Aumentando il numero delle licenze diminuisce il mio mercato e perde di valore la mia licenza. Quindi siccome le licenze valgono dai 120 ai 200.000 euro, bisogna continuare così e anche lì di padre in figlio, perché poi raggiunti i 60 anni o in caso di malattia o in caso di decesso, il titolare, chi eredita la licenza, può dire al comune a chi darla. C'è stato invece un caso in cui le pressioni non hanno avuto risultato, quando il governo ha detto va bene, leviamo l'obbligo del POS per determinate cifre, là invece alla fine lo abbiamo dovuto tenere. Là cosa ha valso? L'impostazione europea? Facendo due conti non stava veramente in piedi, cioè sembrava veramente il regalo fatto ai tassisti romani da Roma Termini a Fiumicino, perché erano 60 euro. Suonava veramente, stonava la cosa, anche perché nella maggior parte dei casi, quasi tutti i circuiti, per le cifre molto basse non viene applicata nessuna commissione, già adesso. E altri casi fino a 15 euro e poi hai la possibilità di detrarre fino al 30% delle commissioni, cioè in realtà sono molto basse. Senti Milena, adesso con gli ospiti che ci raggiungeranno parleremo della questione del super bonus e di tutte le questioni che già abbiamo trattato nella prima parte della nostra trasmissione. C'è un tema di fondo, l'atteggiamento della politica e dei politici, che cambia nel momento in cui sono all'opposizione e nel momento in cui sono al governo. In qualche misura è naturale, è nel DNA della politica segnalare i difetti quando non si è in maggioranza e invece avere la difficoltà di gestione quando si è al governo, ma c'è un tratto che segna particolarmente il nostro paese da questo punto di vista? Cioè, io penso che il nostro sia veramente un problema gigantesco di analfabetismo culturale. Cioè bisogna ripartire dalle scuole elementari ad insegnare a capire quello che si legge. Perché il problema è veramente questo, che cioè, da una parte c'è l'ignavia politica, dall'altra un analfabetismo funzionale,
Cioè, l'ignoranza è qualcosa che fa molto comodo perché puoi raccontare quello che vuoi. E dall'altra parte il cittadino è anche molto pigro, non ha nessuna voglia di sforzarsi a capire se esattamente quello che gli viene detto corrisponde al vero o no. Cioè, è una storia molto complessa perché poi alla fine uno ha la classe politica anche che si merita. Dovrebbe essere il contrario, ma non è così. Elena Gabanelli, grazie. Grazie a voi. I tre fronti, l'Ucraina, l'economia, la tenuta della maggioranza. Diamo il benvenuto a Alessandro Di Battista, bentornato. Buon. Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Mauro Mazza, giornalista, diretto TG2, Rai 1, Rai Sport, Fabio Dragoni, La Verità. Elisabetta Piccolotti, Sinistra Italiana, e Ilaria Sotis, vice direttrice del giornale Radio Rai, corrispondente Rai. E bentornato a Piercamillo Davigo, magistrato, membro del CSM. Alessandro Di Battista, Biden, forniremo le armi, Putin, fate il conto del proprio arsenale nucleare, Giorgia Meloni, saremo con voi fino alla fine. A che punto siamo? Alla tragedia che si ingigantisce. Possiamo citare appunto Putin, il suo discorso propagandistico, anche il discorso propagandistico di Biden, il quale è venuto in Europa fondamentalmente per fare due cose. Uno, ribadire a Kiev che chi comanda è Washington, anche rispetto alla ricostruzione che sarà poi appaltata a BlackRock e a altri fondi di investimento finanziario americani. E due, a portare, diciamo, a spostare in un certo senso l'asse di comando politico in Europa sul Baltico verso la Polonia, privando il Mediterraneo. Questa non è una bella notizia per l'Italia. Io però vorrei concentrarmi, Flori, soprattutto sulle dichiarazioni dei politici europei, perché l'altro ieri Borrell, che è il ministro degli esteri sostanzialmente dell'Unione Europea, il capo della diplomazia europea, ha dichiarato: il dossier più urgente è quello delle munizioni. Se falliamo, la guerra è a rischio. La guerra è a rischio. L'Ucraina ha bisogno di proiettili, in particolare di quelli di calibro 1,55. La Russia spara 50.000 proiettili al giorno. Cioè parla neanche come un generale, perché oggi i militari sono più saggi dei politici. Ma parlare della guerra a rischio. Un tempo, no, si sosteneva la pace è a rischio, se si fa un'azione la pace è a rischio. No, oggi è la guerra a rischio. Guardate, ai russi oggi non conviene proseguire che se ne dica, perché è evidente che a lungo andare la Russia avrà problemi, anche se sta spostando l'asse verso più, sempre più verso l'Amur, verso la Mongolia, verso la Cina e l'India. Agli Stati Uniti d'America oggi conviene prolungare la guerra per i fondi di investimento finanziari, per le multinazionali di agrobusiness che hanno preso potere in Ucraina, Cargill, Monsanto e DuPont, e per le fabbriche di armi, le prime 5 sono nordamericane, e i principali investitori istituzionali delle fabbriche di armi americane, Lockheed & Martin, Boeing e Raytheon Technology, sono Vanguard Group, State Steel Corporation e appunto BlackRock, i fondi di investimento. A chi non conviene l'Europa, e mi meraviglio ancora una volta di politici, a cominciare dalla Meloni, incapaci di pronunciare o di proporre un qualsiasi piano di pace. Dobbiamo aspettare. Alessandro Cattaneo, che impressione l'ha fatto Meloni? Io non condivido questa retorica anti-americana, anti-atlantista. Credo che oggi la visita sia un tassello importante di una diplomazia internazionale che deve lavorare di più sulla pace. Questo sì, noi lo stiamo dicendo, l'ha detto Berlusconi e si è aperto un vaso di Pandora. In realtà, beh, no, Berlusconi ha detto quello, più o meno quello che diceva. No, no, assolutamente. Perché noi abbiamo sempre detto che l'Ucraina ha il diritto di difendersi. Noi abbiamo votato tutte le decisioni prese in alveo NATO e Atlantico, ma sollecitiamo un'azione di pace diversa. Su questo sì, si parla troppo poco di pace. Forza Italia chiede che se ne parli di più. Mauro Mazza. Io citiamo un proverbio degli antichi, no? Se vuoi la pace, prepara la guerra. Oggi, a un anno dall'aggressione russa dell'Ucraina, se vuoi la pace, sostieni lo sforzo ucraino di difendere la libertà. Non c'è un'altra via. Oggi l'annuncio di Giorgia Meloni, che già circolava da qualche settimana, di una conferenza di ricostruzione ucraina in Italia in aprile, io lo leggo come un segno che questo non è stato il primo anniversario, che può essere l'ultimo anniversario di questa guerra. Di Battista. I principali generali, anche americani, in maniera saggia, sostengono che nessuno sarà capace di vincere la guerra. Né uno né l'altra forza, perché la NATO ha armato fino ai denti l'Ucraina dell'invasione russa, ben prima dell'invasione russa, e oggi lo ammettono, e i russi continuano.
negli ultimi mesi si è passati da questa narrazione: dobbiamo armare l'Ucraina per consentirle di sedersi al tavolo dei negoziati in posizione di forza. Oggi i principali leader europei sostengono la necessità di sconfiggere Putin sul campo, ovvero arriveremo fino alla vittoria. Sostanzialmente l'ha detto pure la Meloni, vi sosterremo fino alla fine. Allora, Alessandro Genovesi, ci ha raggiunto sindacato lavoratori edili, Fillea, CGL. Credo ci abbia raggiunto anche Roberto Cervellini, imprenditore edile, rappresenta la class action nazionale sull'edilizia. Eccolo là. Buonasera, allora, Alessandro buonasera Genovesi, intanto in Italia, poi torneremo ai temi della guerra, cosa sta succedendo sul fronte del superbonus? No, beh, sta succedendo che giovedì sera e poi il giorno dopo in Gazzetta Ufficiale con un numero speciale esce un decreto, il decreto 11, che fondamentalmente sospende la cessione del credito e lo sconto in fattura. L'effetto immediato è stato in 48 ore 6.000 cantieri disdettati, cioè praticamente 6.000 cantieri bloccati. Abbiamo un problema di 25.000 imprese che scricchiolano e di 100.000 lavoratori che rischiamo di giocarci dall'oggi al domani. Si poteva andare avanti con il superbonus dal suo punto di vista? Allora, noi dobbiamo distinguere. C'è stata tutta una discussione sulla percentuale, 100, 110 è troppo, eccetera, eccetera. La questione però ad oggi non è più quella, perché il decalage c'era, il 90%, l'80%, eccetera, è che per tutti gli incentivi, quindi anche l'efficienza energetica, le barriere architettoniche, l'antisismico, si dice da domani tu non puoi cedere più il tuo credito o fare uno sconto in fattura, con un risultato che poiché 30 milioni di italiani a basso reddito o 8 milioni incapienti non potranno neanche anticipare quelle risorse, noi stiamo dicendo che i ricchi, se già non stanno in classe A, faranno. I poveri, la casa antisismica e coefficientemente energetico, se la scordano. Allora, qual è il concetto, Cattaneo? Che se tu smetti di dare la possibilità di cedere il credito che tu hai avuto tutto dallo Stato, a quel punto tu puoi anticipare e poi in 5 anni te lo scalano dalle tasse. Chi è che può anticipare i soldi per rifarsi casa? Solo i ricchi. Cattaneo. No, sono due però questioni diverse. Quello che dice lui io lo condivido, cioè nel senso noi in futuro dovremo riprendere un meccanismo di cessione del credito, ma adesso la situazione era semplicemente andata fuori controllo, perché Conte ha fatto un'iniziativa, spendi e spandi, quanti video girano in cui Conte dice a tutti vi regaliamo la ristruttura. L'abbiamo avuto qua, no, ecco, la spiegazione del Presidente Conte qua c'è stata pochi esatto, minuti fa, pochi ma lei dice fa. Risaliamo alla campagna elettorale. Risaliamo alla campagna elettorale, l'idea che la casa si poteva rifare e pagava qualcun altro, lo Stato. I conti sono andati fuori controllo ed è stato doveroso e giusto mettere un punto. Adesso bisogna fare due cose. La prima è smaltire i crediti che sono in giro, perché altrimenti le aziende falliscono, il conto non lo possono pagare le aziende e le famiglie. Due, ci vorrà però un po' di mesi, impostare dei nuovi bonus in edilizia che hanno funzionato anche con un meccanismo però più governato, più tracciato, più circoscritto della cessione dei crediti, perché comunque la leva allora fiscale in edilizia è un buono strumento. Vedremo che è un tema politico molto importante. Cervellini, ci dà il suo punto di vista? Sì, allora, io questa sera vi parlo in nome della class action, sono un professionista e anche imprenditore, quindi faccio la progettazione del 110 oramai da 2 anni, quindi conosco a menadito ogni singolo dettaglio. Per quello che ci riguarda, per quanto abbiamo studiato noi questa materia, secondo noi il superbonus 110% andrebbe fatto strutturale. Ma non lo dico solo io, lo dicono dei dati europei che hanno dato 4 stelle su 5 al superbonus e la quinta stella non ce l'hanno consegnata, perché proprio per questo motivo, perché dicevano che doveva essere strutturale e comunque andava esteso anche agli altri bonus edilizi. Una cosa la volevo dire, noi siamo completamente delusi dall'atteggiamento di questo governo, in particolar modo di quello di Fratelli d'Italia, perché vedevamo con la fine del governo Draghi una luce, proprio perché in campagna elettorale si era detto che il superbonus andava comunque sostenuto e andava messo in sicurezza. E questo non è accaduto subito con la legge di bilancio, che ancora ci devono spiegare se questo buco era prima della legge di bilancio o dopo la legge di bilancio. Se fosse stato prima, io sulla legge di bilancio, così come stanno facendo i nostri tecnici, non hanno trovato alcuna voce di riporto di questi 110 miliardi che noi comunque già diciamo da 4-5 mesi e nessuno ci ha ascoltato.
Se invece è stata messa dopo, allora che significa? Che questi 110 miliardi si sono maturati o accumulati? Allora, il tema dei temi, che diventa un tema anche politico, al di là delle questioni tecniche. Cartello 13, il tweet di Giorgia Meloni, scure del governo sul superbonus, ma appena qualche mese fa, così la Presidente del Consiglio diceva pronti a tutelare i diritti del superbonus, a migliorare le agevolazioni edilizie, sempre dalla parte delle imprese e dei cittadini onesti che si danno da fare per far crescere e migliorare l'Italia. E Matteo Salvini diceva, RVM 102. Il superbonus è fondamentale. Noi stiamo lavorando con i nostri parlamentari per sbloccare quello che con il blocco della cessione dei crediti sta bloccando il settore. Innanzitutto garantendo la certezza del diritto e il fatto che non cambino le regole in corsa, cosa che sentivo parlare di super bonus, ahimè è accaduto troppo spesso. Allora Mauro Mazza dice l'imprenditore edile a noi ci hanno deluso loro. Sì, diciamo che la sorpresa è stata, io non entro nei tecnicismi, faccio quella porta sulle questioni geopolitiche. Ci interessa il rapporto tra essere, diciamo, dei politici che promettono e quindi apprezzati o essere degli stimati politici che dicono però, i conti devono Giovanni, tornare. Il quadro della situazione, la voragine che c'era sotto il tappeto, non c'era voce, c'era una voragine coperta dal tappeto, è emersa lampante con i dati Eurostat la scorsa settimana. Sull'obbligo di conteggiare quella montagna di miliardi in un modo diverso rispetto a come si pensava di poter fare. E l'indagine della Guardia di Finanza, non sulle truffe, ma su quelle scoperte, 9 miliardi, e quelle non scoperte, a quanto ammonta questa voragine? Quindi io credo che sia stato un atto dovuto. Sì, e prova ne sia, il consenso generale che c'è. L'unico col cerino in mano, scusi i presenti che lavorano, politico, è Giuseppe Conte, che ho sentito, e sai chi mi ricorda, Giovanni, tu sei un cinefilo come me, mi ricorda Gassman ai soliti ignoti, dice, ma hanno rimasto solo. Ecco. Allora, Di Battista, poi naturalmente arriva Dragoni, La Porta, Piccolotti, io tutti. Non sono affatto il difensore di Conte, che ho criticato aspramente anche sul primo voto del decreto armi in Ucraina e sulla legge Cartabia del Movimento 5 Stelle. Sto apprezzando quello che sta dicendo Conte in materia di superbonus. Dati, Numisma, che si occupa appunto anche di consulenza. Superbonus, impatto positivo a livello ambientale e calcolano 29 miliardi di risparmi alle famiglie che appunto hanno poi ottenuto il superbonus e a cantieri conclusi. Prima cosa, per cui quando la Meloni ci parla di costi di 2.000 euro a famiglia, è un'operazione molto scorretta. Cioè contribuente. Ancora peggio, è molto scorretta, perché un conto è il costo, un altro è l'investimento, perché se io investo anche negli infissi e poi negli anni successivi godo di un risparmio energetico, io famiglia sto meglio. Secondo, l'impatto ambientale è anche collegato a questioni sanitarie, obiettivamente, quindi anche alla spesa sanitaria a livello annuale. Terza questione, vi ricordate quando in questo studio discutevamo, c'era Conte, per me anche giustamente, che chiedeva per la lotta al caro bollette uno scostamento di bilancio e Draghi rispondeva no, perché c'è un tesoretto da parte che abbiamo messo da parte appunto per fronteggiare il caro energia, soprattutto per le imprese energivore. Ve la ricordate? Da dove provengono quei denari? Il 90% di quei denari vengono dall'aumento del gettito fiscale ottenuto grazie al superbonus, ovvero il rilancio di un settore che oggi è il settore che traina il PIL fino a prova contraria. Qua abbiamo in questo studio europeisti convinti. Dal Maastricht, passando per il patto di stabilità e crescita, sono tutte regolette europee che si agganciano al PIL. Ergo, per avere maggiori disponibilità economiche per delle misure anche del governo, l'unica soluzione è un PIL più alto. Il PIL oggi, allora, se è più alto rispetto alle previsioni, è soprattutto dovuto al superbonus. Attenzione, arriva Fabio Dragoni, che ancora non ha parlato, dice Di Battista. Una cosa è buttare i soldi alla finestra, una cosa è far lavorare le imprese, gli operai, anche perché poi loro pagano le tasse. Ci sono dei calcoli dei commercialisti, dicono 43 centesimi per euro, altri, quelli portati da Conte, dicono addirittura più di 70 centesimi per euro, ma comunque l'economia è ripartita e da là tu lo devi giudicare. Dragoni. 180. Il numero che dovete ricordarvi è questo, 180. 180 miliardi. 180 miliardi sono i soldi che la BCE ha stampato e con i quali ha inondato il governo Conte 2. 180 miliardi sono i soldi che la BCE ha stampato e con cui ha inondato il governo Draghi.
Chiaro? Perché se non abbiamo in testa questo numero, non comprendiamo perché siamo arrivati a questo punto. Sapete quanti sono i miliardi che la BCE ha stampato e con i quali ha inondato il governo Meloni? Non ci sono. Anzi, il governo Meloni ha dovuto restituire a BCE 4 miliardi. Quindi, ha ragione Di Battista, ha ragione, il superbonus è stata una misura che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del paese negli ultimi 2 anni, ma è stato possibile solo e soltanto perché c'era qualcuno che faceva click sul computer e questi soldi arrivavano. Quindi è un altro mondo, non esiste più quel mondo, cioè quando mi fate vedere le dichiarazioni di Salvini di febbraio 2022, non è un anno fa, è un mondo fa. Ma perché Salvini pensava che ci sarebbe stata ancora il quantitative easing quando l'hanno detto in sicuramente, mille... Sicuramente, allora non leggeva i giornali. Ma il perché... motivo... ma il motivo... Diciamo... Ma scusatemi, si il sapeva motivo che ha spinto clima... Mario Draghi, sostanzialmente, il motivo che ha spinto Mario Draghi ad abbassare la Clair, non penserete mica che siano state le questioni inerenti, il termovalorizzatore, piuttosto che... Cioè, il finale del film era già scritto. A questo aggiungiamoci un secondo finale del film. È arrivata una precisazione dall'Unione Europea. Una precisazione, e non ve la sto a raccontare perché vi farei venire 2 testicoli così, però di fatto questa precisazione dell'Unione Europea dice sostanzialmente tutto il deficit che è stato creato, chiaro, per il super bonus, potete conteggiarlo negli anni 2020, 2021, 2022, ma attenzione, d'ora in avanti tutti i crediti d'imposta che arrivano sono tutti deficit, cioè in buona sostanza Giorgia Meloni ha fatto questo ragionamento e ha detto il mercato è bloccato, perché signori è bloccato, cioè ci sono le imprese che hanno cassetti fiscali pieni e le casse vuote. Cioè non quindi possono fatto... più scalare esatto. dalle tasse. E quindi ha detto Giorgia Meloni, perché io mi devo impiccare su una misura che a fine anno mi porterà 40 miliardi di deficit e non potrò fare più nulla? Allora, adesso arriviamo all'onorevole Piccolotti. Filippo Laporta, ci dà una lettura di quei tweet di Giorgia Meloni, di quell'atteggiamento di Salvini, perché in realtà il contesto economico e politico si conosceva già all'epoca, che non saremmo andati avanti con la Banca Centrale Europea che comprava il nostro debito, si sapeva che era il momento di frenare. E cosa è successo dal punto di vista proprio linguistico? È così. Sì, io vi stupirò, ma mi ha stupito Giorgia Meloni. Perché? Perché qui vado forse fuori tema, non essendo un tecnico. È vero che la Meloni non ha rispettato una promessa fatta in campagna elettorale, questo è vero, la sua non è una narrazione limpidamente coerente, però mi ha stupito l'immagine, come dire, riflessiva e responsabile che comunque ha dato. Mentre il resto del suo partito, e scusate, insomma, io parlo delle questioni culturali, il resto del suo partito è ancora in una logica appunto identitaria, ha un'idea totalitaria della cultura, si vede l'attacco a Sanremo, che è una cosa veramente grottesca, no? Sanremo come manifesto della sovversione planetaria. Cioè, nel resto del partito c'è questa voglia febbrile di rivincita, di egemonia, che è una cosa terrificante. Io vi dico, volete l'egemonia? Ve la dovete meritare, dovete produrre delle idee. A lei Piccolotti l'ha stupita Giorgia Meloni, attenta al rigore dei conti? A me sembra un atto irresponsabile, soprattutto nei confronti dei 140.000 lavoratori che ora rischiano di andare a casa e che sono persone che devono far vivere la propria famiglia. Quindi questa scelta così netta, senza la costruzione di paracaduti e salvagenti, è un atto di irresponsabilità. E poi vorrei stare sul bilancio. Perché il bilancio non è un moloch, il bilancio è fatto di scelte, a qualcuno dai, a qualcuno togli. Allora, quanto ci costano le spese militari a persone in questo paese? Quanto ci sono costate le agevolazioni fiscali alle squadre di calcio di Serie A, 800 milioni di euro? E quanto ci è costato non prelevare gli extra profitti alle grandi compagnie energetiche? E quanto ci costano allora, i TAD, i sussidi ambientalmente dannosi? Aspettate, scopriremo, dice l'onorevole Piccolotti. Scopriremo
che facendo un po' di scelte fiscali attente, togliendo a chi non ha bisogno e dando a chi ha bisogno, il bilancio poteva avere un altro equilibrio. Aggiungo che in questo paese, finché non si mette mano alle ricchezze milionarie di chi paga pochissime tasse, i soldi da redistribuire non si trovano. Aspettate, cosa dice? Vado da Ilaria Sottis, cosa dice l'onorevole Piccolotti? Prendiamo anche, come dice Dragoni, come dice Cattaneo, come dice Mazza, che c'è un momento in cui ci si è resi conto che, visto che erano cambiati i criteri contabili, si dovevano tirar fuori troppi soldi. Perché li fermi là? Perché non li tiri fuori dagli esempi dell'onorevole Piccolotti, che possono andare dalla lotta all'evasione a una patrimoniale per i redditi più alti, tante scelte politiche che invece non vengono fatte, ma vengono chiusi i rubinetti per genovesi. Prego. O anche dalla messa a gara per i balneari, per esempio, no? Un altro tema. Era per aggiungere diciamo così, all'elenco. Però a me, con tutto il rispetto per quello che ha detto l'onorevole Piccolotti, che è di grande interesse, però mi sarebbe piaciuto, e riconosco anch'io a Giorgia Meloni un'onestà e un coraggio politico, soprattutto, mi viene da dire, perché guida un governo politico e ha fatto una cosa che probabilmente andava fatta. Che Draghi non ha potuto, voluto o saputo fare con quella maggioranza mostra che aveva. Però se lo sapeva Draghi, lo sapeva anche la Meloni quando ha fatto quel tweet. Però lui voleva correggerlo il bonus. Però lo sapeva, la Meloni poteva dire Draghi non l'ha corretto, lo correggerò io. Non soltanto Conte, anche altri non gliel'hanno fatto fare. Allora, non so se con questi tempi e non so se con queste modalità, però credo che ci fossero dei problemi, anche se le frodi non sono così alte. Però ora arriviamo da Davigo per le frodi. Sono state specificate, credo, anche dai colleghi nel blocco precedente queste cose. Però a me, diciamo, super bonus sono due parole di politica economica che mi fanno quasi orrore, perché a me piacciono i servizi strutturali, cioè ragiono in un altro modo. Detto questo, però, è un dato di fatto che questa misura ha fatto schizzare il PIL. Allora, io vorrei sapere da Giorgia Meloni cosa fa per, non dico continuare a far schizzare il PIL, ma a mantenere... Per sostituirlo. Questa è la cosa che vorrei... Ora Di Battista, anche prima... in parte l'inflazione, eh? Piercamillo Davigo ci dice che idea si è fatto di questa vicenda del superbonus. Ora con lei parleremo della classe dirigente italiana, del processo Berlusconi e altri fatti. Ma di questa vicenda del superbonus, ad esempio la questione delle truffe. Ma le truffe sono numerose, perché in questo paese sostanzialmente non succede niente se fai una truffa, è praticamente impensabile che uno venga condannato, e quando anche venisse condannato non si recupereranno più i soldi. Guardate, Madoff ha fatto negli Stati Uniti la catena di Sant'Antonio, che da noi fa sorridere. È stato condannato a 155 anni di carcere ed è morto da detenuto. In Italia nessuno riuscirà a essere condannato, perché siccome è impossibile che arrivino le sentenze di appello entro 2 anni da quelle del primo grado, tutti i processi per truffa saranno improcedibili. Quali sono, dal suo punto di vista, diciamo, perché in questo caso questo superbonus ha dato vita alle truffe? Ma non è solo questo superbonus, è un paese in cui violare la legge conviene. E quindi, per lo stesso motivo per cui ci sono gli evasori fiscali, perché tanto non ti fanno sostanzialmente niente, per lo stesso motivo per cui importiamo criminalità dall'estero, perché conviene venire in Italia, perché non ti fanno niente rispetto a quello che ti accade in altri paesi. Perché, tutto sommato, quando anche tu venga condannato, le pene sono quello che sono, ma soprattutto non si riuscirà mai a recuperare il mal tolto. Questo è il problema vero di questo paese, cioè che violare la legge in Italia. Allora, Genovesi, poi sì, il cervello sta facendo vedere dei dati che poi affronteremo, prego. No, ma io vorrei distinguere. Allora, noi abbiamo un problema di 15, 18, x miliardi incastrati di crediti. Quelli incastrati? Perfetto. Ma quanti sono quelli generali? No, un attimo. Quelli è da un anno che sappiamo che andavano risolti. La proposta dell'F24 è vecchia del mondo. È nostra. Perfetto. È dell'ACE, dell'ABI, di tutte le persone di buon senso, perché se stampi euro almeno le tasse te le fai pagare in euro e non in dollari, perché è lo Stato che ha fatto quella moneta se la riprende. Però qui c'è un punto. Lasciamo stare nomisma le percentuali, se c'è un ritorno del 40, del 50, del 70. Che le costruzioni, e in particolare quelle legate all'efficienza energetica, abbiano il più alto moltiplicatore keynesiano, è noto. Può piacere o non piacere. Cioè, che se riparte quel settore tutti stanno un po' meglio. Perché riparte un'intera filiera. Ma dico di più,
poiché dice a noi, che noi stiamo rimuovendo, da una stiamo vita rimuovendo politica. Un punto che è economico ed è ambientale. Il pianeta, certo. Do una notizia scontata, il pianeta sta morendo. No, il tema, no, 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 c'è un tema ambientale grosso come una casa. No, no, moriremo noi, ma moriremo noi, ci dice. C'è l'Europa che ci dice. Adesso andiamo alla porta e Caprarica con un tema importante. Da qui al 2033 dobbiamo fare l'efficienza per 30 milioni di case. O lo facciamo facendo l'incentivo o quando torneremo alle case, ma alla porta e Caprarica. Non abbiamo alternative. Filippo Laporta, lei ha lanciato un tema che ora trattiamo. E in pochi minuti noi abbiamo parlato di una guerra che può diventare una guerra mondiale, di temi importanti come la ripartenza dell'economia e il tema del pianeta ambientale. E nel nostro paese questi temi vanno affrontati da Giorgia Meloni e i suoi. Mi dica che impressione ha avuto della compagine di governo dal centrodestra e dalla qualità dei singoli esponenti. Ora parleremo del caso Montarulli, del caso Del Mastro, del caso Donzelli, fino a Silvio Berlusconi. Che impressione le fanno questi governanti? Guardi, appunto, per restare un po' alle questioni della cultura, che sono quelle che conosco meglio, insomma, io trovo che c'è un'inerzia intellettuale. Come posso dire? Io negli anni 70 mi ricordo un comizio di Almirante, la Piazza del Popolo. Almirante disse in tono accorato: ci hanno scippato Nietzsche. Meraviglioso. Ma era vero, era vero. Allora io dico, da allora... Troppi ne hanno scippati. Troppi ne hanno scippati. Non c'era nessuno, voglio dire, tutti gli scrittori di destra del Novecento, Céline, Mishima, Knut Hamsun, oggi si trovano in edizioni critiche meravigliose fatte da studiosi di sinistra. Cioè, questo non è possibile. Allora, dico, quelli di destra sembrano gli ultimi gramsciani perché parlano di egemonia. Però per Gramsci l'egemonia era produzione di cultura, produzione di idee. Non è che puoi pensare che, per esempio, uno spettacolo come Sanremo debba rispondere a un potere politico. Ho trovato questa una delle cose più grottesche. Hanno fatto passare Amadeus, non so, per un militante da centri sociali. È una cosa incredibile. Hanno fatto passare, ecco, anche Fedez per Marco Pannella, però. E Fedez per Marco Pannella, d'accordo. Non perdiamoci, non perdiamoci. L'osservazione naturalmente Caprarica. Corretta, però diciamo la verità, diciamo, queste osservazioni, questi rilievi fatti a proposito della destra, ai noi valgono in generale per il panorama politico e culturale italiano, dove il livello di elaborazione è praticamente inesistente. Ed è monocolore, Antonio, è monocolore. Allora, il punto però, se mi permettete, per tornare al nodo della nostra discussione questa sera, la questione è che davanti a una leader, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che mostra, e sorprendendo, diciamoci la verità, gran parte di noi che ci aspettavamo magari maggiore leggerezza rispetto all'Europa o ai temi dell'atlantismo, è quello che però manca totalmente. È una classe dirigente che abbia in qualche misura elaborato una visione dell'Italia. Va benissimo eliminare, no, non va benissimo. Ma si può comprendere che l'eliminazione dei superbonus risponda a necessità di bilancio, che ci sono e sono serie. Siamo nell'età della inflazione alle stelle e quindi della fine della creazione della moneta dal nulla. Ma tutto questo però dovrebbe rientrare dentro un quadro di politica industriale. Attenzione, il quadro. Alessandro Di Battista, aspettate. Qualche tempo fa, in un'intervista, Rajiv Gandhi ha detto: beh, dice, è chiaro che voi l'Occidente non può competere con la Cina perché non è conveniente competere con la Cina su produzione a basso valore. Noi dell'India lo possiamo fare. Mi date il cerchio magico, anche la nota bene. Ecco, noi Italia che cosa possiamo fare? Dove dobbiamo spingere l'acceleratore? Questo è secondo me un tema. Cartello che non viene fuori 16, Alessandro Di Battista, un tema che ritorna, quale che sia il partito che va a governare, le persone che alla fine stanno intorno al leader. Arianna Meloni la sorella, Francesco Lollobrigida il cognato, Gianni Donzelli il compagno da sempre di avventure politiche come Fazzolari, la segretaria personale Scurti, Chiara Colosimo l'amica da tempo. Adesso vedremo anche i problemi giudiziari con cui questo mondo si sta impattando, come i mondi prima che hanno governato l'Italia. Il giudizio sulla classe dirigente portata a Giorgia Meloni. Ma sulle questioni giudiziarie ci arriviamo. A me non scandalizzano i fedelissimi. Nel senso, i famosi cerchi magici più o meno ce l'hanno avuti tutti. Evidentemente la Meloni si circonda di persone di fiducia.
credo che ne abbia anche diritto in un certo senso. Mi scandalizza l'incoerenza. È passata una settimana dalle elezioni regionali, già non parliamo più di astensionismo, perché probabilmente ai partiti politici non gliene frega niente dell'astensionismo perché la classe dirigente si mantiene. Ma il problema è legato all'incoerenza. Ora, poc'anzi lei ha detto è coraggiosa la Meloni. Cosa c'è di coraggioso nel pronunciare un attimino, una settimana prima dal voto, Dragoni, non l'anno scorso prima delle invasioni, una settimana prima del voto delle elezioni politiche, ovvero 17 settembre 2022, le modifiche sempre più stringenti hanno mandato in crisi migliaia di imprese del settore edilizio che avevano giustamente fatto affidamento sulla misura del superbonus e hanno lasciato nel limbo migliaia di cittadini che hanno fatto altrettanto firmando contratti per lavori che sono stati bloccati spesso anche in corso d'opera, quello che dice lui. Cosa c'è di serio e di coraggioso nel pronunciare una settimana prima del voto libero dei cittadini italiani questa frase? Cosa c'è di serio nel dire in campagna elettorale via le accise sulla benzina e poi togliere addirittura gli sconti di Draghi? Cosa c'è di serio nel proporre il blocco navale? Sappiamo tutti perfettamente che nelle ultime settimane c'è il record di sbarchi. Non se ne parla perché a Salvini non conviene parlarne e alla Meloni non conviene parlarne. Cosa c'è di serio nel dire la pacchia è finita per l'Europa e poi parlare come una Fornero meno preparata? L'unica cosa sulla quale oggi è coerente la Meloni è la strategia pro-NATO sulla guerra in Ucraina, che tra l'altro è quello che tutti i cittadini o gran parte dei cittadini vorrebbero che Mauro Mazza, immagino Dragoni non sia lontanissimo da questa opinione. Noi veniamo da una legislatura nella quale il partito di maggioranza relativa era un partito d'occasione, improvvisato, che ha lasciato danni a questo paese, che per molti anni, altro che pochi mesi, reddito di cittadinanza, super bonus. E a questo punto queste sono le cose che sta affrontando la sprovveduta Meloni o la coraggiosa Meloni. No, però io poi vorrei dire una cosa. Allora, io ho parlato di coraggio politico perché in questo paese, che è un paese dove... Quello che Draghi non ha avuto anche per impotenza. Sì, non c'è Mauro, questo l'hai già detto. Però, anche tu hai detto. È un paese dove toccare gli incentivi è difficile, è una cosa difficile, e dunque questo io a Giorgia Meloni glielo riconosco. Dopodiché però, cosa che mi sembra molto più importante, che se Ilaria Sotis dice che Giorgia Meloni è coraggioso o meno, invece la domanda che pongo al governo, e qui abbiamo un autorevole esponente, è: ma come fate a recuperare i soldi del PIL? E risposto, io ancora non... Allora, aspettate, perché quello è il nostro punto d'arrivo. Piccolotti e Davigo. Allora, cartello 15, sì, arriva nelle conclusioni politiche, poi ora parliamo di giustizia, quindi il parere di Forza Italia è molto importante, sì, su questo tema. PIL, ci arriva. Cartello 15. Allora, Augusta Montarulli, condannata in via definitiva a un anno e 6 mesi per peculato. Da consigliere regionale in Piemonte si è fatta rimborsare 25.000 euro per ristoranti, pub, orecchini, orologi, manutenzione auto e anche un libro erotico. Luca e Paolo ci hanno spiegato di che si trattava. Cartello, no, a Berlusconi arriviamo dopo. Ci sono i casi del Mastro e Donzelli, di cui abbiamo parlato a lungo. Si dimette da sottosegretario e in un sistema come il nostro viene preso come un atto importante, senza ricordare che tutte le battaglie della campagna elettorale, anche da parte dei Fratelli d'Italia, erano riguardo alla dimissione da parlamentare. Cioè c'è un qualche declassaggio da parte dell'elettore, però. C'è un modo di declassificare i reati sulla base di quello che è il sentimento del momento. Sì, perché in questo paese non si riesce a discutere di giustizia e del ruolo della politica con un po' di sanità mentale. Diciamo che sostanzialmente i partiti sono tendenzialmente garantisti con i propri e forcaioli con gli esponenti degli altri. Ecco, allora se riuscissimo minimamente a sostenere la stessa linea sia quando si tratta dei propri che quando si tratta degli esponenti degli altri, probabilmente finalmente l'isteria del dibattito politico italiano verrebbe meno, anche perché, diciamocelo, io penso che la Montarulli si debba dimettere perché è condannata in via definitiva dopo il terzo grado di giudizio, quindi non siamo nel campo del necessario garantismo. Però al di là di questo, la verità è che i problemi politici non si risolvono per via giudiziaria e noi la destra la dobbiamo battere nelle urne costruendo un'opposizione popolare sui temi. Rimaniamo sul tema della coerenza, che arriveremo al tema dell'economia. Pier Camillo Davigo, cartello 51. Silvio Berlusconi assolto in primo grado in tutti e tre i filoni del processo Rubiterra. Questa ad oggi è la sua storia
giudiziaria, una condanna definitiva a 4 anni per frode fiscale, decaduto da senatore, riabilitato nel 2018, 4 processi in corso, assolto in primo grado in tutti i 3 filoni del Rubiterri, indagato a Firenze per le stragi del 93, 11 assoluzioni, 10 archiviazioni, 8 prescrizioni, 2 amnistie. Alla fine Silvio Berlusconi, dalla maggior parte, se non dalla quasi totalità dei processi, tranne quello fiscale che era in qualche modo anche quello cui lei faceva riferimento prima, è stato assolto. Forse tutti i torti non ce l'ha, le è venuto il dubbio. Davigo. Ma intanto bisognerebbe che ci si mettesse seriamente a pensare quali sono i fatti accertati e non soltanto ai dispositivi delle sentenze. Perché una cosa può non essere reato, ma essere lo stesso una schifezza. Cosa c'è? E questa questione lo lasci parlare, replica lei Cattaneo. Non è una questione di competenza dei giudici, è una questione di competenza della politica. Abbassiamo lo studio e parla Davigo, prego. Dicevo, se un comportamento è una schifezza, non lo deve valutare il giudice, lo deve valutare la politica. Io ho sempre detto che quello che a me colpisce della realtà politica è l'indifferenza di molti politici a sedersi di fianco a un ladro. Perché questo è il punto. Dice Davigo, onorevole Cattaneo, non è esempio, tanto. Prego, faccio prego. Un esempio subito. Un parlamentare condannato con sentenza definitiva, che non poteva fare il parlamentare perché aveva l'interdizione dei pubblici uffici, per 4 anni il Parlamento non ha dichiarato la decadenza che doveva dichiarare, e dopo 4 anni, siccome aveva finito l'affidamento al servizio sociale, se l'è tenuto anche per il 5º. Ma allora, questo vuol dire che vi piace stare seduti vicino ai ladri. Ma come si permette? Cattaneo. Replica di Cattaneo, poi vi faccio vedere il filmato e la mazza di Battista e tutti, prego. Io quando sento le parole di Davigo che trasudano giustizialismo, anche in qualche modo ergersi a giudice morale e etico della condotta degli altri, io sono inquietato che persone come Davigo abbiano potuto nella loro vita disporre della libertà delle persone in base alla loro discrezione. Questo a me preoccupa, che vanno contro peraltro un'impostazione garantista della nostra Costituzione. E poi lo vede Davigo chi decide se Berlusconi, se Forza Italia, se parlamentari sono degni o no? Gli elettori. E gli elettori danno fiducia a Forza Italia, al centrodestra, allora, Berlusconi. Questo è indubitabile. Filippo Laporta. Aspettate, vi faccio. Piccolotti, dico che se guarda in casa degli altri, io non lo faccio per equilibrio, ma guarda in casa sua. Avete candidato Somooro. Avete candidato Somooro. Si chiama retorica sull'immigrazione. Patetica, vergognosa e strumentalizzazione degli immigrati. Questo sì. Berlusconi che è condannato in via definitiva. No, io le rispondo che neanche indagato. Ricordo a lei. Attenzione, abbassate il tema e Filippo Laporta, abbassiamo lo studio. Berlusconi resta il presidente del suo partito. Allora, attenzione. Il tema qual è? Fondamentalmente, il tema della coerenza l'abbiamo trovato nella guerra, l'abbiamo trovato nell'economia e lo stiamo trovando nella giustizia. Filippo Laporta, le faccio vedere un filmato di Ballarò, di qualche anno fa. C'era Italo Bocchino, che adesso è un importante esponente di Fratelli Italia, direttore editoriale, che parlava del caso Berlusconi e, diciamo, si muoveva un po' in una linea che è simile a quella di Davigo, perché diceva al di là di quello che dirà la giustizia, quello che colpisce del caso Olgettini è questo. Guardate, Ballarò di, mi pare fosse 2011. Gennaio 2011. Mi preoccupa che il Presidente del Consiglio prenda una palazzina e metta delle ragazze dicendo un mio atto di generosità. Io ammiro gli atti di generosità e so che Berlusconi è generoso, però la prova dell'atto di generosità è se non erano tutte giovani, tutte belle, tutte disinibite, tutte provenienti dal mondo dello spettacolo e tutte frequentatrici della villa di Arcore. Se avessimo trovato un'anziana che era senza tetto, dico, se nella palazzina, incomodato d'uso, avessimo trovato un ragazzo poverino, portatore di handicap, ottimo studente, ma con famiglia che non si poteva permettere di mandarlo alla Bocconi, Berlusconi gli dice: ti do incomodato gratuito l'appartamento di mia proprietà e ti pago le spese dell'università con le buste ragioniere, come si chiama, non so come si chiama, ragioniere, quello lì, beh, è generosità. La coerenza è il tema, Filippo Laporta, poi sentiamo Mazza, Cattaneo, Di Battista. Guardate, la coerenza un po' mi spaventa, perché
Io la riformulerei così. La coerenza no, perché l'esistenza non è coerente, l'esistenza umana non è coerente. Il problema è un altro. Proviamo a sostituire coerente con credibile. Ok. Allora, che vuol dire? Che la gente deve percepire una qualche relazione tra quello che dici e quello che fai, tra quello che dici e come vivi. Secondo me i ventenni di oggi questa relazione la percepiscono con più lucidità. Di Battista, il tema quindi non è, diciamo, ha ragione Cattaneo, secondo la lettura di Laporta, ognuno decide sull'affidabilità del politico che gli si presenta. Sì, là non è che il problema sono Cattaneo gli elettori e non i politici. Di Battista Mazza. Prima Cattaneo, che più che garantista con i suoi, è legittimamente anche riconoscente, la riconoscenza a Berlusconi è anche legittima dal loro punto di vista, parlava degli elettori che decidono. Gli elettori non votano più, per cui non decidono. Perché la democrazia non... Decidono di non votare, diciamo. E oggi è chiaramente una scelta pubblica. Fanno decidere agli però altri. Però il punto, e io sottoscrivo il concetto espresso dall'ex giudice Davigo, è legato appunto alla credibilità della classe politica. È evidente che non debbano decidere i giudici, diciamo, come viene composto un Parlamento. Però esistono delle questioni morali che hanno a che fare con la vita pubblica. Ora Berlusconi è stato assolto. Per carità, è stato assolto su questo processo. Per me è immorale chiamare la questura da Presidente del Consiglio e dire quella è la figlia, la nipote di Mubarak. Per me è immorale incontrare, come fece nel giugno del 1974, i vertici di Cosa Nostra Palermitana, tra cui Stefano Bontate, e questo c'è scritto in una sentenza passata in giudicato, e sottoscrivere con la mafia un patto di reciproca convenienza. Eppure è stato condannato dell'Utri, non Berlusconi. Per me questo è storia. Non è mai stato neanche indagato né processato per questo. Per me è immorale continuare ad essere il leader e permettergli di continuare ad essere il leader, però ripeto, questa è la riconoscenza politica. Ognuno si sceglie il proprio leader, che è stato condannato per frodi fiscale e che allora, si è salvato grazie a amnistie e prescrizioni, ovvero leggi che hanno fatto parlamentari a sostegno del loro padrone. Sono veramente questa ammirato da una certa sinistra, una certa opposizione, che la credibilità la disgiunge completamente dall'esercizio della democrazia del cittadino. Non vota perché più nessuno. Voi state dicendo questo, no? Non vota cioè, nessuno. Voi state dicendo questo, non vota nessuno. Che la credibilità non è nessuno. Data dell'esercizio del voto, ma dal vostro non giudizio la credibilità. Noi invece continuiamo ad affidarci ai non cittadini, vanno a votare e votano noi Mazza, e non voi. Caprarica, Dragoni. Io vorrei, se è possibile, storicizzare quel filmato di Bocchino certo. Che vi ho fatto vedere. Quello era un momento, se non ricordo male, di massimo sconto tra Fini e Berlusconi. Sì. C'era un momento citato, in cui... tra l'altro, mi perdoni, citato da Lollobrigida. Voi di Forza Italia a contrario, farete a contrario. La fine di Fini. In quel momento i giornali della famiglia Berlusconi attaccavano sul privato Gianfranco Fini. Sì, quindi casa, era una guerra interna, vera. Quindi va storicizzato per sentire quelle cose. Però è successa, no? Certo, l'elettore certo, immagina. Come tante diciamo... altre cose. Quanto alla coerenza, Giovanni Papini, parlando di cultura, dice la coerenza è la virtù dei paracalli. Figuriamoci in politica. Se non si cambia idea rispetto a un mondo che cambia, cioè, si rimane al palo. Caprarica, Dragoni. È una questione fondamentale. Cioè, certo che l'elettore decide, ma questo non assolve la politica dal dovere di porre davanti all'elettore degli esempi di comportamenti virtuosi. Cioè, adesso non voglio lodare, lo faccio spesso, il paese che mi ha ospitato a lungo. In Inghilterra un ministro di sua maestà è stato costretto a dimettersi, è finito in galera per 6 mesi perché aveva detto che la violazione dei limiti di velocità l'aveva effettuata la moglie anziché lui. I parlamentari che hanno rubato sulle spese sono stati processati, condannati e spediti in galera per 1 anno e mezzo. Boris Johnson è stato costretto a dimettersi dai suoi parlamentari, non da altri, dai suoi parlamentari, perché aveva mentito durante il lockdown e aveva fatto festa. Abbiate pazienza, è possibile? Io lo chiedo con molta simpatia anche, perché almeno si è dimessa la sottosegretario, ma è possibile che venga nominata sottosegretario esatto. O candidata una signora condannata? Piccola pausa per noi. Il sogno è il ballo del Doge, l'appuntamento più lussuoso e mondano del Carnevale di Venezia. Non è per tutti e vediamo cosa può servire. Prima tappa, l'albergo giusto. Stiamo aspettando l'arrivo di una coppia di ospiti che questa sera parteciperà al ballo del Doge. Prego.
o la Doge Dandolo Royal Suite. Questa è la camera da letto. Se le camere all'Hotel Danieli costano oltre i 1000 euro a notte, per la più ricca di storia si possono fare follie. La tariffa della suite è confidenziale, è su richiesta. Più di 10.000. Siamo al di sopra, sì. Poi occorre un costume all'altezza della serata, qui nell'atelier di Antonia Sauter, anima e creatrice del Ballo del Doge. I prezzi dell'affitto vanno dai 400 fino alla fine del mondo. Possono arrivare fino a 10.000 euro. Sembra oro. 280.000 euro. Solo a pietra. Solo a pietra. Sì, perché per essere perfetti, qualcosa di veramente prezioso non può mancare. In Italia ci sono soldi e c'è gente che li spende anche. Ora si può entrare al ballo. Dietro al lusso lavorano tante persone. Quanto ha speso per questa serata? I don't know, 4,000? Mai abbastanza. Bentornata, professoressa Fornero. Il punto probabilmente di tutto quello che diciamo è uno, cioè in Italia ci sono troppe differenze tra pochi che stanno molto bene e tanti che stanno molto male. Sì, e forse è arrivato il momento in cui bisogna veramente prendere dei provvedimenti. Provvedimenti sono quelli a lungo termine, ma non bastano. In questo momento bisogna affrontare il tema della tassazione. Non si può pensare di avere una tassazione che va verso un'imposta piatta, fissa, ma bisogna invece aumentare la progressività e quindi togliere qualcosa ai ricchi e cercare di distribuire questo qualcosa a chi sta peggio. Professoressa, grazie. Piccola pausa per noi, arriva Paolo Gentiloni. Buonasera, benvenuto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici, già Presidente del Consiglio, bentornato di martedì, Presidente Gentiloni. Buonasera. Senta Presidente, le prospettive... Buonasera. Buonasera, le prospettive che più hanno inquietato tutti noi durante la giornata. Facendo il punto abbiamo Biden a Kiev che promette missili a lunga gittata, Putin che cita l'arsenale atomico, dice la Russia risponderà a qualsiasi sfida, il nostro Presidente del Consiglio, la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dice saremo con gli ucraini fino alla fine. E inquieta sapere che l'unica prospettiva ad ora è una guerra continua. Ma noi siamo a un anno da un'invasione. E, ogni tanto qualcuno lo dimentica, ma è giusto che noi lo ricordiamo. Cioè un anno fa la Russia, dopo aver accumulato truppe per una quindicina di giorni, ha invaso un paese libero e indipendente, l'Ucraina. Le Nazioni Unite hanno condannato questa invasione con l'eccezione di 4 paesi. Tutto il resto del mondo ha condannato questa invasione. Diciamo la verità, Putin pensava che durasse un paio di settimane, tant'è che non l'ha chiamata neanche guerra, l'ha chiamata un'operazione speciale. L'Ucraina ha resistito eroicamente. Io ho ascoltato bene il discorso di Biden nella piazza di Varsavia e ho sentito due messaggi. Primo, noi non abbiamo nessuna intenzione di attaccare la Russia o di annientare Putin. Due, noi ci stiamo battendo per la libertà. Credo che queste due semplici verità, non si tratta di attaccare la Russia, ma di aiutare un paese che si sta difendendo e lo stiamo facendo per la libertà, sono i messaggi fondamentali. Senta Presidente, sul lato pratico, drammaticamente pragmatico, se la Cina comincia a armare Mosca, siamo davvero alle soglie della guerra mondiale? Ma io guarderei più a una potenzialità positiva che potrebbe venire dalla Cina. Io non credo che alla Cina che la Cina gradisca questa situazione che si è creata per l'invasione russa dell'Ucraina e, come sapete, nei giorni scorsi a Monaco il capo della diplomazia cinese ha annunciato una iniziativa di pace. Vediamo se si tratta solo di un accenno, se si tratta solo di parole o se ci sarà qualcosa di concreto. Di sicuro la Cina può avere un'influenza determinante sulla Russia per indurre Putin a fare l'unica cosa che può portarci alla pace, e cioè fare un passo indietro da questa invasione.
Ripeto, nessuno vuole attaccare la Russia, nessuno ha mai minacciato la Russia, c'è soltanto la difesa di un paese libero e credo che abbia fatto bene oggi la Presidente del Consiglio a ribadirlo proprio a Kiev e proprio in questi giorni. Noi oggi abbiamo raccolto molte opinioni al riguardo. Alcuni osservatori, Michele Santoro che è stato in studio con noi, anche dicevano in qualche misura però dall'Europa ci si aspettava una posizione diversa. Ci si aspettava la posizione non di chi sceglie tra chi ha ragione e chi ha torto, oppure anche facendolo di chi si preoccupa di trovare una via d'uscita a questa situazione. E da punto di vista di molti osservatori l'Europa questa via d'uscita non la sta cercando, si è schierata da una parte e combatte senza vedere un dopo. Lei che ne pensa? Ma è questa storia che bisogna stabilire chi ha ragione e chi ha torto, bisogna evitare di schierarci da una parte e dall'altra, sembra che siano due persone che improvvisamente si stanno prendendo a cazzotti in mezzo alla strada. E la situazione non è questa. Stiamo parlando del fatto che un anno fa, pensando di risolvere il problema molto rapidamente, la Russia ha invaso l'Ucraina. E penso che sia abbastanza normale che le Nazioni Unite e anche l'Europa si schierino dalla parte del paese aggredito e non dalla parte dell'aggressore, perché se stabiliamo un precedente che sulla base degli interessi di potenza di questo o quel paese si può usare la forza militare per occupare un paese vicino, credo che sarebbe molto pericoloso. Quindi schierarsi dalla parte giusta non solo è legittimo, ma è necessario. Naturalmente si tratta anche di cercare le vie della pace. Le vie della pace si realizzano, se qualcuno ha ascoltato il discorso di Putin di oggi, purtroppo ha ascoltato un discorso bellicoso, a tratti addirittura disperato. Quindi le vie della pace si cercano nella misura in cui è chiaro che Putin non può raggiungere l'obiettivo di assoggettare l'Ucraina ai suoi desideri imperiali. Senta, Presidente, parliamo del nostro governo. L'arrivo di Giorgia Meloni era stato visto da molti osservatori europei, stranieri, come un elemento di pericolo per la tenuta dell'Unione, per la sua storia di destra radicale, per la sua formazione, per la sua vicinanza a paesi come l'Ungheria e la Polonia. Poi, in qualche modo, questa opinione sembra essere in qualche misura cambiata. Ieri, però, si è rivista una grande sintonia tra Giorgia Meloni e il Premier polacco. Qual è in questo momento l'opinione che l'Unione Europea sembra avere del nostro governo? Ma io penso che l'Unione Europea, ma in generale l'Occidente, abbia due terreni fondamentali per misurare l'atteggiamento e le decisioni del governo italiano. Il primo è quello di cui abbiamo parlato fin qui, e cioè la coerenza del sostegno all'Ucraina. E mi pare che la visita di oggi della Presidente Meloni sia un'ulteriore conferma di questa coerenza. Il secondo tema riguarda le scelte economiche, e che mi riguarda direttamente anche come argomento, e devo dire che fin qui, anche nella discussione che c'è stata sulla legge di bilancio italiana, l'Italia ha lavorato portando avanti le proprie opinioni, naturalmente, sostenendo i propri punti di vista, ma nel contesto europeo e non certo contro l'Europa. E questo è importante, perché nessuno qui vuole dettare la linea a questo o a quel paese. Si tratta però di far valere le proprie ragioni dentro il contesto europeo. E fin qui è quello che ha fatto il governo italiano, e io non ho nessuna difficoltà, pur avendo opinioni politiche molto diverse, a riconoscerlo. Senta, Presidente, allora vediamo cosa è il contesto europeo agli occhi degli italiani. Lei conosce bene la nostra situazione, sa che il dibattito è centrato sulla vicenda del superbonus. Vi faccio vedere il cartello 60. Il nuovo decreto dice: per chi ha avviato i cantieri dopo il 16 febbraio, stop immediato a cessione del credito e sconto in fattura, possibile solo detrazione dalle tasse. Questo viene spiegato come il risultato del nuovo criterio
con cui Eurostat leggerà i nostri conti pubblici. Una volta ancora l'Europa viene vista in Italia come quella che dice no a una formula che economicamente piaceva e piaceva a parecchi. La sua opinione al riguardo? Ma io penso che la cosa può essere vista così se noi gliela raccontiamo così, ma noi dovremmo fare lo sforzo per raccontarla per quello che è. E quindi l'Europa non ha minimamente preso decisioni che riguardano l'atteggiamento da tenere nei confronti del super bonus, non ha dato nessuna imposizione al governo italiano da questo punto di vista. Diciamo che la scelta del governo italiano di mettere un limite a un provvedimento che nel corso del tempo aveva innescato delle dinamiche molto pericolose per i conti pubblici è stata, io credo, una scelta comprensibile, ragionevole, ma è stata una scelta italiana, non è stata una scelta imposta da qualcuno. Anzi, semmai l'Unione Europea ha contribuito con 13-14 miliardi al finanziamento del superbonus e condivide gli obiettivi che almeno inizialmente erano stati dati a questa operazione, cioè quello di migliorare l'efficienza energetica delle nostre case. Dopodiché sappiamo anche che la cessione del credito, l'introduzione del bonus facciate hanno prodotto una spirale che sarebbe stata molto pericolosa per i conti pubblici e interromperla, decisione del governo italiano, non decisione mia, è stata, io credo, una decisione comprensibile. Senta, ma lei che ci osserva da Bruxelles, succede solo in Italia che vince le elezioni chi contesta il pragmatismo nei conti pubblici, poi arriva al governo, diventa pragmatico ed è la opposizione a prendere quel ruolo e a contestare il concetto di compatibilità, succede solo da noi? Ma diciamo che la distanza tra promesse elettorali e comportamenti di governo non è un'esclusiva italiana, siamo onesti e bisogna anche rendersi conto del fatto che non avere un atteggiamento prudente sui conti pubblici, in particolare per paesi ad alto debito, ma non solo per paesi ad alto debito, in questo contesto economico internazionale è molto pericoloso. Noi abbiamo visto alcuni mesi fa l'esperienza di una prima ministra inglese che è stata prima ministra solo per 43 giorni e in 43 giorni ha scatenato una tempesta finanziaria che avrebbe potuto provocare delle conseguenze molto pesanti per l'Inghilterra. Quindi di essere realisti quando si maneggia l'economia in questo contesto internazionale credo sia di alta inflazione, di stretta monetaria, credo che sia indispensabile, ma questo non impedisce le strade della crescita. Ricordiamoci sempre che veniamo da un anno, il 2022, in cui è successa una cosa che nessuno di noi si aspettava, cioè l'Italia è cresciuta più della Cina. Quindi ricordiamoci sempre la forza e il dinamismo delle nostre imprese e del nostro mondo del lavoro che supera anche momenti di grandissima difficoltà. Presidente, a proposito di realismo, cartello 61 mi indica se è realizzabile questo obiettivo in 10 anni. Case green, edifici residenziali in classe energetica D entro il 2033, quindi serve il taglio dei consumi del 25% al netto di palazzi storici, case sotto i 50 metri quadri, seconde case. Questa è di nuovo l'Europa come viene vista nel nostro paese, un'Europa che ti impone di lavorare sulla tua casa, tra l'altro proprio mentre scompare il superbonus, con ritmi che sono difficili da tenere. Se ci mettiamo anche l'obbligo di cambiare il parco macchine di un intero paese sempre entro tempi stretti, ma sono obiettivi realizzabili o sono principi messi là perché tanto diciamo parlare costa poco, poi è difficile realizzare questi obiettivi? Ma intanto mettiamoci d'accordo su due cose. La prima è che noi possiamo anche e giustamente concentrarci su alcuni aspetti che sono delle grandi sfide. Cerchiamo di non dimenticare che se oggi l'economia italiana ha una possibilità comunque di crescere,
anche in un contesto difficile come quello attuale, di stretta delle politiche monetarie, questo deriva dal fatto che noi abbiamo, noi italiani, circa 200 miliardi dai fondi comuni europei. Io che faccio il commissario europeo all'economia ho erogato, ho deciso l'erogazione fin qui per questi piani di recovery di 144 miliardi. Sapete quanti di questi 144 sono andati all'Italia? 67 miliardi. Io ho una certa esperienza di governo e vi assicuro che 67 miliardi, come si dice a Roma, è tanta roba, nel senso che le misure fondamentali di una legge finanziaria normale sono molto, molto minori di questo. Cerchiamo di raccontare innanzitutto questo dell'Europa. L'Europa è scattata nel senso della solidarietà di fronte alla pandemia e ha messo in campo un programma di 800 miliardi, 200 dei quali sono indirizzati all'Italia. Detto questo, l'altra cosa su cui ci dobbiamo mettere d'accordo è che abbiamo una transizione climatica davanti a noi che richiede grandi sforzi e grandi investimenti sulle tecnologie pulite. Tutti stanno investendo su questo, i cinesi l'anno scorso hanno investito 550 miliardi sulle tecnologie pulite. Gli americani di recente hanno fatto un atto del Congresso che cerca di attirare in America le imprese che fanno tecnologie ambientali e pulite. L'Europa rimane a guardare? Vogliamo passare i prossimi 30 anni comprando automobili elettriche cinese o americane, o cerchiamo di recuperare questo ritardo? Io penso che se siamo d'accordo sul fatto che un paese così forte sul piano industriale dell'innovazione come l'Italia non può rassegnarsi a fare la retroguardia, poi dobbiamo guardare negli occhi le sfide che abbiamo davanti. La sfida delle automobili elettriche è una sfida, come si dice in gergo, da far tremare i polsi, perché naturalmente non è che si dice che tutti devono avere l'auto elettrica da qui al 2035, ma si dice che le case automobilistiche dal 2036 devono vendere elettrico. Molto impegnativo, anche perché le componenti di queste automobili devono cambiare, e questo può essere anche una minaccia per settori di imprese italiane. Ma allora lavoriamo per attenuare questa minaccia, per sostenere i settori che possono essere messi in discussione, per creare lavoro invece in quelli nuovi che si aprono. Non strasciniamo i piedi di fronte a un'innovazione che non è importante solo per salvare il pianeta, ma è molto importante anche per le tecnologie del futuro. Quanto alle case, io credo che la misura di cui parliamo e che verrà discussa nei prossimi mesi nel Parlamento europeo è una misura molto meno draconiana di come viene descritta. E quindi adesso forse non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli, ma la sostanza, diciamo così, torniamo al superbonus. Il superbonus aveva 13-14 miliardi di finanziamento europeo, con l'obiettivo di far migliorare di due classi energetiche addirittura il livello di efficienza energetica del patrimonio abitativo di un pezzo delle nostre abitazioni. Se non sbaglio, 32 milioni di metri quadri dovevano migliorare di due classi energetiche. E probabilmente succederà. Le nuove misure che la Commissione ha proposto, che i governi stanno discutendo, che il Parlamento europeo discuterà, vedremo l'approdo finale, sarà, io credo, molto equilibrato e molto meno drastico di come viene rappresentato, richiederà un impegno, e ci sono ingenti risorse europee per affrontarlo, per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni che hanno, diciamo così, un dispendio maggiore di energia. Ci serve questo per il futuro
delle nostre case, del nostro pianeta, o ci vogliamo ogni volta lamentare del cambiamento climatico e poi di fronte alle scelte che dobbiamo fare fermarci? Io penso che se le sosteniamo queste scelte con le risorse europee e nazionali adeguate, sono sacrosante. Grazie Presidente. Grazie a voi. Diamo il benvenuto a Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio, Fratelli d'Italia. Rosario Pellecchia conduce 105 Friends su Radio 105, appena uscito in libreria Ora che ho incontrato te, per Feltrinelli. Sandro Iacometti, giornalista di Libero. Marco Antonellis, Italia Oggi. Vi presento Filippo Laporta, già con noi prima, saggista e critico letterario, in collegamento Gaetano Pedullà, direttore della Notizia. Gli esodati del Super Bonus, Valentina Onori. Abbiamo iniziato più di un anno fa e ne sono bloccati i crediti. Nel frattempo il cantiere rimane fermo. Super bonus, si cambia ancora. Stop a cessione del credito e sconto in fattura. Il nuovo decreto arriva in una situazione già caotica e difficile per imprese e famiglie che hanno avviato i lavori da tempo e ora sono fermi. Il vero problema sono i 20 miliardi di crediti incagliati nei cassetti fiscali delle banche e il rischio fallimento per 25.000 imprese, come quella di Massimo. Questo è un altro piccolo cantiere, siamo 460.000 euro fuori, che abbiamo già anticipato tutto noi. Questa gronda qua è stata messa a spesa dalla ditta, il materiale per completare quest'opera ce l'abbiamo già scaricato tutto a terra. Prima si iniziavano i lavori, si finivano, si incassavano i soldi e si andava avanti con gli altri lavori. Invece così stiamo bloccati su 4-5 cantieri, fermi così e non sappiamo che fine fanno. Le aziende non riescono a ottenere la liquidità necessaria per pagare fornitori e dipendenti e i risultati sono allarmanti. A dicembre abbiamo licenziato i nostri dipendenti, sono 22 cantieri bloccati. Io personalmente ho investito oltre 500.000 euro. Al momento noi ci abbiamo sul cassetto fiscale oltre 2 milioni di euro di bonus 110, solo carta straccia. Allora, Iacometti, iniziamo da lei. Era inevitabile? Beh, era sì inevitabile, perché la norma è nata male, è nata con un provvedimento che riprendeva alcuni provvedimenti più vecchi, ma aggiungeva la cessione del credito, che è stata la vera bomba, diciamo, perché il problema dei crediti incagliati è che, ricordiamo, c'era già prima del decreto del governo, non è che è stato creato dal governo il problema dei crediti incagliati, c'era già prima ed è stato creato dal fatto che il super bonus si è gonfiato a dismisura a causa proprio della cessione del credito e quindi ha creato chiaramente un problema di capienza fiscale da parte delle banche, di alcune imprese che si erano fatte carico di acquistare i crediti e non hanno più avuto la possibilità di farlo. È cresciuto troppo, è cresciuto male, perché poi per tentare di limitare i danni il governo Draghi ha fatto una serie di interventi in corsa cercando di contenere le cessioni del credito e forse la toppa è stata peggiore del buco e quindi adesso stiamo in questa situazione caotica su cui però non si poteva non intervenire, perché Eurostat tra qualche giorno dichiarerà questi crediti come deficit sull'anno in corso, sull'anno in cui sono stati quindi erogati, diciamo, e quindi si dovranno riscrivere tutti i saldi di bilancio del 2020, 2021 e 2022, con impatto inevitabile sul 2023. Laura Corrotti, la critica al governo è: ma non potevate dirlo da subito, non potevate arrivare anche alle elezioni dicendo quella è una cosa da rivedere? Ma abbiamo detto che era da rivedere, lo stiamo già rivedendo con il blocco dei crediti di questi giorni. Giorgia sta incontrando anche l'associazione di categoria per capire come andare incontro alle aziende che hanno una difficoltà incredibile a esagire il credito, quindi insomma cerchiamo di capire come fare a intervenire per questo, per non far fallire tantissime aziende nella nostra nazione che hanno il credito, ed è assurdo che oggi, avendo il credito, possano fallire. Quindi stiamo cercando di intervenire. Ieri c'è stato un tavolo di confronto, abbiamo aperto un tavolo al MEF per capire come intervenire in modo fattivo per bloccare la cessione del credito, che purtroppo è derivato che non sappiamo oggi da dove vengono i crediti realmente dal principio. Avete quindi perso la traccia, diciamo. Abbiamo perso la traccia perché si sono susseguiti troppi passaggi. Ora arriveremo a Pedullà. Prima vorrei il dato politico da Antonellis. Che sta succedendo?
Sta succedendo che, come dicevi tu prima, è chiaro che nessuno l'avrebbe detto prima del voto, anche perché è ovvio che se fai una mossa del genere e poi vai a chiedere il voto ai cittadini, butta male, insomma, non sarebbe stato proprio il massimo. Adesso però bisogna comunque recuperare il dato politico di tutta la faccenda, che bisogna, o torto collo, piaccia o meno, prendere in mano la situazione e cercare di darci un taglio. Certo, magari prima sentire le parti sociali e poi agire, e non viceversa. Bisogna agire di fioretto e non con la spada, perché qua si rischia il dramma sociale, si rischia di mandare per strada famiglie, cittadini e imprenditori. Allora, Rosario Pellecchia, che naturalmente non sono temi tuoi, però il contatto col paese che avete voi a 105 in France è forse unico. Noi spesso ci rivolgiamo a voi della radio perché il contatto è diretto. Poi hai la sensibilità di questo bellissimo romanzo che hai scritto. Dal tuo punto di vista, che sta succedendo? Ma io dico, già le cose che nascono bene nel nostro paese, per colpa della burocrazia, finiscono male, ci sono lungaggini, no? Abbiamo tante cose che si trascinano per anni. Le persone in radio mi scrivono, chissà che cosa accadrà e quanto andrà avanti lo strascico di questa situazione. Ma io mi chiedo sempre, prima lei diceva, è nata male. Perché nascono male le cose? Cioè, chi dovrebbe farle nascere meglio? Non si capisce mai questo. Filippo Laporta, il suo di punto di vista, e poi arriveremo alla risposta da Pellecchia. Ma guardate, io sul superbonus ho le idee molto confuse. Probabilmente è vero che ha privilegiato i ceti medio-alti e che ha alimentato, chissà, pasticci, anche sprechi, ma fare una considerazione un po' più in margine, diciamo. Ho l'impressione che Giorgia Meloni abbia fatto una scelta antimeloniana, nel senso che secondo me il populismo è come il colesterolo, cioè il populismo buono e il populismo cattivo. Il populismo buono è quando uno pensa al popolo come al popolo della democrazia, al popolo di Tocqueville, che è un popolo informato, responsabile, e mi pare che in questo caso la Meloni, preoccupata, no, del bilancio, faccia appello a questo popolo consapevole e responsabile. Altro conto è il populismo cattivo, che si rifà un'idea di popolo come di una massa morfa da manipolare e da fomentare con la paura dell'invasione dei migranti o della imminente insurrezione anarchica. Ecco, in questo caso mi pare che invece ci sia un populismo buono e... Il doppio codice di Giorgia Meloni. Sì, sì. Alle volte parla alla gente arrabbiata, alla volta alla gente posata che vuole ragionare sui conti. Corrotti, prima di ridare la parola a Pedullà. Parla al popolo dicendo cose giuste, sì. Dove deve intervenire. Perché noi usciamo da una campagna elettorale regionale, quella del Lazio, e rapportandomi anche con gli elettori, tutti mi hanno detto, anche persone che avevano già votato centrosinistra o Movimento 5 Stelle, che le manovre, insomma, quello con cui stava intervenendo Giorgia, era una cosa a fronte di una risoluzione di problemi che si sono creati con norme come il superbonus o come il reddito cittadinanza, che sostanzialmente non hanno funzionato. Non stiamo entrando nel merito della norma, ma stiamo entrando nel merito di come è stata nello fatta. Nello spirito. Allora, prima Pedullà, poi Antonelli. Sì. In effetti, Gaetano Pedullà, non c'è solo l'intervento sul superbonus, c'è anche l'intervento sul reddito di cittadinanza, cioè in qualche misura... E Giorgia Meloni sta intervenendo sull'era Conte. Io non entro nel merito del populismo buono o cattivo, dico che prendere in giro il popolo dicendo che si fa una cosa e poi fare tutto il contrario è prenderlo in giro, punto. Ma anche Conte ha preso in giro. Dopodiché i pasti gratis non esistono. Ora lo faccio replicare, Jacopo. Prego, Pedullà. La norma è stata scritta così male che ha permesso all'Italia di fare il 6,7% di PIL l'anno scorso, sì, ha permesso di salvare l'edilizia, ha permesso di dare 100.000 imprese lavoro, ha permesso di occupare 1 milione di lavoratori. Se è scritta male una norma così, diciamo che è scritta male. Io dico che è scritta bene. Sono state scritte male le 20 modifiche che ha fatto il governo Draghi, che aveva dal primo momento intenzione di abbattere questa misura, che è una misura fortemente redistributiva, cioè consente di distribuire risorse in tutto il paese a piccole e medie imprese, a carico di una esigenza inderogabile del nostro paese, che è nel primo luogo di rendere i nostri immobili più statici dal punto di vista sismico e dall'altro punto di vista più compatibili con il risparmio ambientale, che per le destre non è un problema, ma che invece è la grande emergenza del futuro. Io vi dico solo, guardate il Po in che condizioni
di secca è ridotto, guardate com'è la nostra situazione ambientale e climatica, è solo uno stolto, non si rende conto che questa è la grande emergenza non del futuro ma del presente. Allora, ora la replica di Iacometti, prima voleva intervenire Antonelli, prego. No, volevo dire che poi in realtà non è che esiste un populismo buono, un populismo cattivo, un populismo di serie A, esiste il buon governo, le scelte giuste, esiste il cattivo governo, le scelte sbagliate. Fine, insomma. Era più la scelta degli interlocutori, no? Però della chiave con cui vendere il messaggio. Che sì, poi no, noi volevo solo dire che però ci sono tante tipologie di popolo. Herzen nell'Ottocento, per lui il popolo erano le comuni rurali. Per Jack London il popolo era il popolo degli abissi, dell'East End londinese. Beh. Voglio dire, populisti sono stati Pisacane e Chavez. Capisce? Cioè, ci sono Parliamo di decenni, Laura, arriviamo anche a lei. Solo questo volevo arrivare. Il populista se lo disegna il popolo. Certo, se lo disegna, è chiaro. Allora, dicevo, quando uno fa appello a un popolo, ripeto, raziocinante e informato, istruito, mi pare in fondo una buona cosa. Altra cosa è il popolo, come dicevo prima, inteso come massa acritica e manipolabile. Ma volevo solo dire una cosa al centrodestra. Io ho l'impressione che in questo caso la Meloni sia più avanti del suo partito. Cioè la mia impressione, almeno in questi ultimi tempi, è che invece il grosso del suo partito, del centrodestra, stia ancora dentro un populismo molto identitario, ossessionato dalla voglia di revanche, ossessionato dall'egemonia. Sono gli ultimi gramsciani rimasti, gli intellettuali di destra. No, è incredibile. Allora, aspettate, non ci perdiamo. Giusta? No. Andiamo al dato tecnico con Iacometti. Se lei vuole, dal punto di vista simbolico, insomma, sono rimasti solo a destra i comunisti. Non credo proprio sia così, anzi, cioè abbiamo un governo di centrodestra, forse il popolo è abituato a persone che vanno al governo e non fanno quello che dicono in campagna elettorale, no. Cosa che invece sta facendo Giorgia Meloni. Rosario Pellecchio, okay, prego. Okay. Intanto mi piacciono molto gli esempi del professore. Ma probabilmente in questa cosa del bonus forse non si era calcolato tutto quello che sarebbe accaduto in mezzo, mi viene da pensare, no? Anche perché doveva durare un anno. Probabilmente era stata concepita in un modo forse anche corretto, però da lì alla realizzazione i passaggi hanno fatto sorgere delle anomalie, mi viene da dire. Quello che è buono in eccezionalità non è buono nella quotidianità. La regola, esatto. Allora, Iacometti vuole replicare a Pedula. Cerco di essere molto veloce, perché secondo me si è parlato di inganno. Secondo me l'inganno è promettere pasti gratis, è promettere di abolire la povertà, è promettere qualcosa. Addirittura il pasto non solo era gratis, ma ti dicevano che ti avrebbero dato dei soldi in più. Cioè, oltre a mangiare gratis, vai al ristorante, mangi gratis e poi quando vai via ti danno anche 10 euro, no? Di mancia. Quindi questo è l'inganno che è stato messo in atto dal governo Conte. Chiaro, amico poi ci mio, sono, poi ci sono. Aspetti Pedulla che arriva la sua replica. Prima finisce Iacometti, prego. L'inganno è stato quello e poi per quanto riguarda l'inganno della Meloni, adesso è curioso perché se a un certo punto la Meloni sbaglia qualcosa prima in campagna elettorale e vuole sfasciare i conti, viene accusata di voler sfasciare i conti. Nel momento in cui si ravvede e capisce che i conti vanno tenuti in ordine, viene accusata di aver tradito la sua promessa e di aver fatto la cosa giusta. Io in questi giorni non ho sentito un tecnico, non ho sentito un esperto, a partire da Cottarelli, che diciamo che è al di sopra di ogni sospetto perché è un senatore del PD, ma è anche molto esperto di economia, non ho sentito un parere tecnico contestare la misura della Meloni che blocca la cessione del credito. Ci sarà un motivo forse. Pedulla. Certo che c'è un motivo. La Meloni aveva detto che prima venivano gli italiani e poi venivano le elite, i conti europei, i bilanci. È per quello adesso che l'ha bloccata. Adesso si è accorta che vale tutto il contrario. Questo è tradire il popolo, questo è tradire gli elettori. Dire che si tolgono le accise e poi addirittura togliere lo sconto sulle accise non è tradimento, è alto tradimento. E questo è un ingannare gli italiani e fare facilmente cassa, diciamo, dal punto di vista elettorale. Ora il punto è, una misura come il Superbonus 110, che è una misura redistributiva, è una misura giusta, è una misura che va salvata, è una misura che va conservata o no? Io credo che questa misura sia determinante perché distribuisce su molte imprese una quantità di risorse che è necessario non concentrare sui soliti noti. Caro amico mio, questa è un'epoca in cui
troppi ricchissimi, troppi ricchissimi, pochi ricchissimi condensano le risorse e troppi poverissimi non hanno di allora, che mangiare. Questa non si è probabilmente la chiave su cui comunque, diciamo, questo è un dato di fatto su cui comunque si dividono le parti politiche, ma questo è un dato di fatto. Andrea Scazzola, i più ricchi. Il sogno è il ballo del Doge, è l'appuntamento più lussuoso e mondano del Carnevale di Venezia. Non è per tutti e vediamo cosa può servire. Prima tappa, l'albergo giusto. Stiamo aspettando l'arrivo di una coppia di ospiti che questa sera parteciperà al ballo del Doge. Prego. La Doge Dandolo Royal Suite. Questa è la camera da letto. Se le camere all'Hotel Danieli costano oltre i 1000 euro a notte, per la più ricca di storia si possono fare follie. La tariffa della suite è confidenziale, è su richiesta. Più di 10.000. Siamo al di sopra, sì. Poi occorre un costume all'altezza della serata, qui nell'atelier di Antonia Sauter, anima e creatrice del Ballo del Doge. I prezzi dell'affitto vanno dai 400 fino alla fine del mondo. Possono arrivare fino a 10.000 euro. Sembra oro. 280.000 euro. Solo la pietra. Solo la pietra. Sì, perché per essere perfetti, qualcosa di veramente prezioso non può mancare. In Italia ci sono soldi e c'è gente che li spende anche. Ora si può entrare al ballo. Dietro al lusso lavorano tante persone. Quanto ha speso per questa serata? I don't know, 4,000? No. Mai abbastanza. Antonellis, il tema dei temi è questo fondamentalmente. Cioè almeno la linea di frattura su cui si divide la politica in questo momento. La linea di frattura è sicuramente questa, bisognerà vedere, sai, la Meloni è entrata da poco, quindi poco più di 100 giorni, quindi è chiaro che ha una macchina da mettere a punto, è ovvio che c'è ancora una postura che non è quella definitiva, è ancora un po' incerta tra l'aver fatto per anni l'opposizione, quindi è chiaro che qualcuno mentalmente si sente, no, o si percepisce all'opposizione, quindi il discorso della rivincita, ma poi però vedo che sta cambiando anche postura, che cerca di fare le cose che servono al paese. È ovvio che nessuno ha la bacchetta magica, questi sono problemi che vanno risolti col tempo e nessuno va a fare una campagna elettorale dicendo che c'hanno dei problemi. Tutti ti vendono anche quello che non si possono vendere. Diciamo che queste cose non derivano dal governo Meloni, sono sempre state così, c'è sempre stato un divario. Quindi, non possiamo dire che è colpa delle politiche di Giorgia. È la linea di frattura su cui si divide la politica. È ovvio che già Giorgia da primi mesi ha cercato di intervenire aiutando le famiglie che hanno più difficoltà in questo momento, anche con il bonus sulle bollette, anche cercando di ridurre la questione sul reddito di cittadinanza, insomma ha cercato di fare delle politiche per incentivare le persone che hanno difficoltà economiche nel nostro paese più di tante altre. E per lei non è solo in Italia che ci sono questi prezzi, no? Si evince dal suo romanzo fondamentalmente. Beh, il mio romanzo è ambientato a New York, la prima parte si svolge appunto a Manhattan, che è una città tristemente famosa per i costi degli affitti incredibili, tanto che infatti i protagonisti, non certamente per il problema dell'affitto, per la maggior parte del romanzo sono dentro un furgone. Ora non li ho messi dentro un furgone per non fargli pagare l'affitto o il super bonus, però diciamo in qualche modo potrebbe essere anche così. In realtà partono queste due persone, un italiano e un'americana, lei musicista, lui broker, si incontrano in un modo molto improbabile appunto a Manhattan e partono per un viaggio sulle tracce del blues, vanno a rubare una chitarra in Mississippi. Questo diciamo è lo svolgimento del mio romanzo, si parla tantissimo di cultura afroamericana, di musica afroamericana, si parla di Robert Johnson che è il padre del blues. È una storia d'amore e di musica, senza super bonus e senza quegli affitti. Per chi vuole staccare dal super bonus, piccola pausa per noi. Filippo Facci, giornalista e scrittore, benvenuto, bentornato. Allora, a febbraio è uscito il suo ultimo libro, Misteri per orchestra, edito da Marsilio. Che libro è? È un libro che in parte è già uscito 12 anni fa, ma uscì diciamo malamente, nel senso che pur uscendo con una grande casa editrice
forse, come ci raccontiamo noi autori, non fu valorizzato appieno, mettiamola così, e ora diciamo gode di una seconda chance perché qualcuno ci ha creduto. Ovviamente non è identico, è modificato. È diventato anche un cult, però, diciamo. Sì. È un libro che viene molto letto da chi se ne intende. Da chi se ne intende di che cosa? Ecco, io vorrei che fosse letto anche da chi non se ne intende, ecco. Francamente. Se no quelli che se ne intendono magari si accorgono di qualche errore, non lo so. Però l'ambizione di questo libro, che parla di misteri, di grandi misteri appunto della storia della musica classica, è parlare di storie bellissime che esistono e che sono soprattutto vere, non sono fiction, e fiction che normalmente interessa a un pubblico che appunto non sa più neanche dove cercarla nei programmi televisivi, nei serial, nei romanzi, quando invece ci sono appunto, per esempio, nella storia della musica classica, delle storie formidabili, dei misteri pazzeschi, bellissimi, solo che sono sempre stati un po' appannaggio di musicologi appassionati e andavano sviscerati. Non c'è solo la famosa morte di Mozart rilanciata dal film Forman, cioè, ce ne sono tanti, pensa a Paganini, Tchaikovsky, Wagner, c'è roba fantastica. Ecco, perché ricostruiamo vicende poco note legate alla vita, alla morte di cinque grandi compositori: Tchaikovsky, Wagner, Mozart, Rossini e Paganini. Sì, ci sono anche indagini su altri, solo che ci sono dei misteri che non sono misteri per niente, almeno perlomeno in questa... Ci fai degli esempi, Tchaikovsky? Ah, Tchaikovsky è quella che mi affascinò per primo. Tchaikovsky morì ufficialmente di colera, ma non è chiaro se beve deliberatamente un bicchiere d'acqua del fiume Neva, che significava ai tempi prendersi automaticamente il colera, oppure fu costretto ad ammalarsi e a prendersi il colera da un giurì d'onore di altissimo livello, in quanto... Il fatto che fosse omosessuale non è che fosse un problema, perché non è mai stato un grande problema, perlomeno in Occidente, mettiamola così, ma siccome aveva una storia con un altissimo rappresentante degli zar, questo diciamo, non doveva venire fuori e un giurì d'onore insomma, scelse che lui provvedesse da solo a estinguersi, mettiamola così. Richard Wagner. Wagner, indago sul fatto, più che altro sul mistero, sull'assioma non ingiustificato tra nazismo e i Wagner, benché Wagner non fosse morto quando Hitler praticamente non c'era, anzi non era nato. C'è una giustificazione al fatto che la musica di Wagner, solo e unicamente quella di Wagner, sia interdetta ancora oggi in Israele e per la buona parte degli ebrei, rispetto ad altri compositori che pure erano tra i preferiti del Reich. E perché? Come Mozart, che per esempio c'erano le settimane mozartiane. E perché paga Wagner? In una risposta detta così è un po' dura da dire. Però Wagner forse ha qualcosa veramente di diverso, forse ha qualcosa di veramente legato alla famosa musica di Odino, che non è solo un solletico oscuro, come diceva Woody Allen quando diceva... sentendo Wagner gli veniva da saltare la Polonia, insomma. Sì. Forse c'è un discorso più tecnico e basato anche su degli squilibri emotivi che la musica di Wagner dona, e di cui squilibri io forse mi sono anche fatto brevemente portatore in un certo periodo andando in Germania, a Bayreuth, nella patria appunto wagneriana, e insomma è complicato, io cerco di renderlo semplice. Paganini, l'ombra demoniaca, dici, perché? Perché? Perché credo lo sappiano quasi tutti, forse anche Floris. Cioè, non esageriamo. Beh, sì, no, però diciamo che Paganini sia associato al demonio sia per l'aspetto, diciamo, non propriamente bellissimo, sia per una morfologia particolare che oggi viene addebitata a una malattia, sia perché, diciamo, fiorisce come prima rockstar della storia della musica, un po' come Rossini, attorno a un Ottocento intriso di sentimentalismo anche macabro, per cui si andava a vedere i cortei funebri, si andava a suonare sulle tombe, e però appunto poteva premiare in termini di opere suonate col violino, questo strumento dapprima vietato dalla Chiesa in quanto ritenuto troppo umano, soprattutto in certe tonalità inquietanti. Divenne vittima di qualcosa che dapprima magari lui cavalcò anche per marketing, cioè appunto questa associazione con il mondo del demoniaco, e poi lo imprigionò fino alla fine dei suoi tristi giorni
in un nome dalla quale non riuscì mai a sfuggire. Naturalmente è un po' più complicato di così, però. Nel libro c'è, poi ancora, siamo sempre, pur sempre in televisione, poi ancora Mozart, Paganini, un bellissimo libro, Misteri per orchestra, Filippo Facci, grazie per essere stato con noi, per aver presentato il suo libro. Noi ora abbiamo Laura Gombetti con i giornali domani. Giornali che decidono di aprire quasi tutti sul conflitto tra Russia e Ucraina. Partiamo dal Corriere della Sera. Putin-Biden, sfida diretta. Diretta perché hanno parlato praticamente a poche ore di distanza. In mattinata Putin davanti all'Assemblea federale russa, nel pomeriggio invece ha parlato Biden da Varsavia. Repubblica titola Putin-Biden, parole armate. Perché? Cosa ha detto Putin? Beh, intanto ha detto che la Russia è ancora forte economicamente, ha detto dunque che la guerra può andare avanti ancora per molto tempo e poi ha parlato del trattato sul disarmo dicendo che la Russia intende ovviamente sospenderlo. Cosa ha detto invece Biden? Ha detto che Europa e NATO e Stati Uniti sono ancora molto molto forti e ha rafforzato soprattutto il fronte orientale della NATO, i paesi dell'est, tra l'altro oggi dovrà incontrare i 9 di Bucarest. Sul Fatto Quotidiano invece si parla del viaggio della Premier Meloni in Ucraina. Zelensky umilia Meloni, titola il Fatto Quotidiano, insultando Berlusconi. Berlusconi non hanno mai bombardato casa, dice Zelensky, e poi il Fatto Quotidiano continua dicendo che la Premier esclude ancora i jet per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina, ma dirà di sì perché, dice questo il Fatto Quotidiano, perché c'è tra l'altro una nota congiunta di Zelensky e Meloni che dice che l'Italia ovviamente appoggerà ancora l'Ucraina, lo farà per difendere i propri territori a terra, in mare e anche in aria. Ancora la questione Zelensky su il giornale, Zelensky sbaglia bersaglio, però titola il giornale, e Berlusconi sceglie il silenzio, spera ancora nella pace, un retroscena che ha raccontato un po' su tutti i giornali. Berlusconi avrebbe detto che ne sa questo signore di me, non sa nulla, io i bombardamenti li ho vissuti da bambino, poi però Berlusconi ha deciso di non parlare. Sul Mattino l'Italia per la ricostruzione, perché il sostegno dell'Italia va anche in questa direzione, si parla anche di una conferenza per la ricostruzione ad aprile proprio in Italia e ci dovrebbe essere anche l'appoggio da parte dell'Italia alla formazione di un processo poi a fine guerra ovviamente. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, invece una questione tutta italiana. Il super bonus e villette addio anticipato, governo e compensazioni in due tempi, ma dice il Sole 24 Ore ci sono molti dubbi sulla fattibilità. Grazie Laura, non resta che ricordare che fino al 5 marzo con chiamata o sms al 45586 potete sostenere la campagna Una culla per la vita dell'associazione OBM Ospedale Bambini Buzzi di Milano. Ci vediamo martedì, a lei.